Premetto che la presentazione sarà abbastanza densa e pregna di dati, perché è una presentazione su un metodo pre-sperimentale, quindi un esperimento. Quello che vi chiedo è che interveniate nel momento in cui avete necessità e bisogno di approfondire, perché abbiamo molto tempo e quindi ogni slide può necessitare approfondimento, può necessitare uno scambio di opinioni, uno scambio appunto di informazioni. Potete scrivere e quindi sicuramente leggeremo i messaggi e possiamo anche prevedere di fare una piccola pausa di 5 minuti per un piccolo movimento per rilassarci un attimo e riprendere poi con maggior concentrazione. Quindi questo lo faremo strada facendo. Titolo: Lo sport e benessere, oscillatori del movimento ed epigenetica. Questa è una ricerca pre-sperimentale che mostra evidenze tra l'VLF di HRV ed esiti di S-Drive. Quindi la volontà con Giorgio, sapendo Giorgio che lavoro da quasi 8 anni su HRV e sul respiro e su capnografia, ci siamo incontrati in studio a Firenze e la volontà è stata quella di mettere insieme strumentazioni che hanno basi biofisiche, quindi basi molto importanti, che fanno appunto da filo conduttore a questa scuola, perché questa scuola è basata su metodiche epigenetiche e su basi biofisiche, quindi non solo fisica newtoniana. Abbiamo iniziato questa ambiziosa ricerca a dicembre dello scorso anno ed è terminata la settimana scorsa, quindi era stato tutto calcolato nei tempi e nei modi necessari alle varie strumentazioni per poter avere un esito attendibile e valido. Quindi quello che vi portiamo oggi è praticamente un articolo scientifico, si trasformerà in un articolo scientifico che verrà pubblicato a breve ed è stato messo in presentazione proprio apposta per far passo passo vedere quello che è stato fatto per andare a mettere insieme una validità convergente presumibile di due strumenti di misurazione. Quindi molti di voi già usano S-Drive e quindi potranno trovare molti esiti che sono relativi alla propria attività di nutrizionista, di medico e di coach, magari nel movimento e nella preparazione. Benissimo. Autori della ricerca, lo staff di BMUV di Firenze, che presenta delle lauree magistrali in scienze motorie, dei laureandi in psicologia, dei laureandi in nutrizione, quindi sono tutti professionisti che non si fermano al primo titolo accademico, ma che naturalmente, approfondendo le loro qualità professionali e competenze, vanno avanti negli studi e si formano anche fuori Europa. Infatti, ci sono degree in posturologia presi direttamente negli Stati Uniti per andare a completare tutto ciò che non riusciamo magari a trovare qui in Italia. Come cappello di consulenza scientifica al corso e al percorso di sperimentazione, vi è il dottor Renzo Soresi, con il quale personalmente collaboro sotto il profilo della respirazione e del movimento correlato da un paio di anni. Queste sono le premesse degli autori della ricerca che vedete in foto. Questo è uno spaccato del nostro piccolo angolo di laboratorio direttamente immerso nella parte dove facciamo del movimento. Qui a Firenze. L'abstract, in sintesi, in breve sintesi, è lo scopo della nostra ricerca. Quindi identificare a livello biologico la relazione tra valori di VLF di HRV e secrezione ormonale, desunta da marcatori salivari, confrontando e confermando in ipotesi gli esiti biologici e biofisici evidenziati da S-Drive. Quindi io vado molto lentamente, vi rinnovo la proposta di scrivere, di fare domande, che non vorrei che le domande fossero fatte solo in fondo, perché ci possiamo perdere molte cose. Quindi se le volete scrivere, va benissimo, via via le vediamo, che mi aiutano dalla regia a leggere le domande, io rispondo immediatamente, sempre che siano domande in topic. E per le domande off topic, riguardo alle vostre professioni, possiamo parlarne sicuramente meglio in fondo. Quindi lo scopo, le VLF sono le very low frequencies di HRV. L'HRV è la misurazione della variabilità cardiaca, quindi tesa a
misurare tutto ciò che è un intervallo di tempo fra un battito cardiaco e l'altro, dove si manifesta, si rappresenta lo stato del sistema nervoso periferico nella parte autonomica, quindi il ramo ortosimpatico e il ramo parasimpatico. Secrezione ormonale. Perché secrezione ormonale? Perché vedremo che in clinica le VLF che rappresentano delle frequenze molto molto basse, infatti very low frequencies, non c'è una referenza clinica e bibliografica che associ in maniera abbastanza sicura, anzi, proprio per niente, non esiste una secrezione ormonale. Quindi noi abbiamo deciso di fare una secrezione ormonale, di valutare una secrezione ormonale con demarcatori salivari, in questo caso cortisolo, e andare a vedere appunto se gli esiti biologici delle frequenze di HRV fossero confermate dall'andamento dei marcatori salivari e come cappello generale avere un esito biofisico dato appunto da HRV e da SRI. Quindi, al fine di intervenire e manipolare le variabili dipendenti della VLF, abbiamo preso degli atleti ed ex atleti e sono state usate metodiche di bottom up. Il bottom up è una metodica di lavoro sul movimento che tende a simulare in maniera artefatta e sicuramente da parte dell'operatore, del coach, tende a simulare l'ambiente e a creare quegli stimoli ambientali che poi variano appunto lo stato autonomico della parte del sistema nervoso periferico. Questo metodo fa parte del SynchroLab e può essere inteso anche come la parte embodied cognition per quanto riguarda l'utilizzo delle neuroscienze. Come vedrete, lo studio è uno studio intra soggetti, quindi le variabili sono state fatte in maniera longitudinale perché qualcuno ha variato lo stile di vita, qualcuno ha variato la dieta. Ne parleremo e discuteremo ampiamente di queste varianti. Cosa è successo? Sono state rilevate evidenze significative di associazione di ormoni dello stress, quindi cortisolo in primis, e ormoni della dissociazione barra freezing, ossitocina, con le VLF di HRV ed esiti di SRI. Questi valori sono scientificamente significativi, cioè ci levano qualche dubbio. Si conclude però che necessita un periodo di tempo superiore per dare attendibilità temporale e validità di criterio convergente agli strumenti biofisici. Tutti gli strumenti biofisici, vedremo, hanno bisogno di un lasso di tempo abbastanza ampio, più o meno dipendente dalla modalità con cui misurano il dato. Questo è veramente molto, molto importante. Andiamo a fare l'introduzione del metodo scientifico. Le foto che vedrete sullo sfondo sono le foto dello studio che, fra l'altro, Giorgio, sei invitato a ritornare a visitare perché è totalmente nuovo da febbraio, ha dei concept di lavoro veramente innovativi per il loro genere, perché la parte di bottom up sulla quale interveniamo, perché noi, io dico noi per il nostro staff, veniamo dalla parte del movimento, quindi prima della preparazione atletica negli anni 90 e poi nel movimento neuromediato negli ultimi 15 anni, come vedete lo studio ha una parte di erba, di TARF, specificamente progettata per poter dare degli esiti vibratori differenti dalla parte di TRAC, differenti dalla parte dove c'è Giuliano, dalla parte nera, che ha una parte che non emette vibrazioni. Quindi, sempre restando in termini di biofisica, il pavimento vibra. La terra vibra, ha delle frequenze, queste frequenze noi le misuriamo sugli esiti fisiologici del corpo. Questo è molto, molto pionieristico, avveniristico, ma in realtà funziona proprio così e abbiamo molti dati in merito sotto questi aspetti. Quindi la ricerca si è resa necessaria in quanto il sistema di misurazione del sistema nervoso periferico attraverso l'HRV è carente clinicamente nell'attribuzione di significato valido riguardo alla secrezione ormonale specifica, appunto nella parte delle frequenze molto molto basse. Misurare il sistema nervoso periferico è la base clinica per poter intervenire sullo stile di vita dell'uomo moderno,
affitto da NSD, non communicable disease, quindi tutte quelle malattie e quei disagi, chiamiamoli così, che adesso vi illustrerò. Però prima c'è da fare una premessa sul sistema nervoso periferico, collegato all'epigenetica, perché il sistema nervoso periferico è quella parte nostra, vegetativa, automatica, che raccoglie le informazioni e le sfide ambientali. Quindi sul sistema nervoso periferico noi possiamo andare a vedere come l'ambiente in questo momento sta intervenendo e sta agendo su di noi. Questo avviene attraverso le emozioni, quindi quello di cui vi parlo è il nuovo indirizzo ormai da qualche anno delle neuroscienze, di tutta la parte della branca della psicologia funzionalista che deriva da James, da William James, che va ad indicare come l'emozione, quella di base, sia uno stimolo ambientale e che sottintende una strategia d'azione. Quindi prendiamo un'emozione di base che potrebbe essere il disgusto, è un'emozione di base che ci permette la sopravvivenza, nella misura in cui, al momento in cui io inserisco qualcosa in bocca che non è adatto, idoneo alla mia sopravvivenza, immediatamente, prima ancora che si formuli il pensiero della parola disgusto, io l'ho buttato fuori dalla bocca con un movimento corporeo. Quindi nasce prima il movimento o l'interpretazione dell'emozione, quindi la parola disgusto. Su questo potremmo fare un'altra bella chiacchierata approfondita, perché qui ci sono molte correnti di pensiero. Io appartengo alla corrente di pensiero che prevede che ogni emozione attiva una strategia motoria, poi in seguito a quello il cervello elabora la strategia motoria e gli associa un'emozione, e quindi da lì diventa un sentimento, uno stato d'animo, e da qui il comportamento. Quindi il disgusto è un'emozione. L'epigenetica ha, secondo il mio parere, alla base una strategia d'azione in base alle emozioni, quindi epigenetica ed emozioni sono collegate, e tutto questo sistema di relazione con l'ambiente dal quale noi dipendiamo, perché siamo un animale sociale e vedremo perché asserisco questo, tutto questo sistema attiva l'asse HPA, cioè l'asse ipotalamo-ipofisi, che è la realizzazione della moderna apnea, psiconeuroendocrinoimmunologia. Quindi noi andiamo a misurare l'apnea, andiamo a vedere gli esiti, soprattutto un S-Drive, perché ci dà una panoramica incredibile su tutto ciò che può essere l'emozione, ci può essere l'apparato endocrino, la selezione ormonale, tutta la parte immunitaria. Quindi, fatta questa bella introduzione su questo studio scientifico, i fattori inferenti sulle non communicable disease sono quattro, e sono l'alcol, il tabacco, la dieta insalubre e l'inattività motoria. Pensate che c'è un detto che recita: "Sitting is the new smoking", quindi stare seduti provoca il quantitativo di morti uguale al fumo. Le abitudini di vita sono la chiave per sconfiggere questo tipo di malattie. Pensate che è stato stimato che se non ci fossero i problemi dati da alcol, tabacco, dieta insalubre, inattività motoria, la possibilità percentuale di morte sarebbe la più alta, sarebbe quella di essere investiti sulle strisce pedonali. Pensate a quante morti, adesso andremo a vedere la percentuale in Italia. Importante sono le abitudini, perché noi non possiamo cambiare il nostro futuro, noi possiamo cambiare le nostre abitudini, e le nostre abitudini settano e cambiano il futuro. Noi siamo il frutto di quello che giornalmente decidiamo di fare. Quindi, se giornalmente decidiamo di assumere alimenti che non sono idonei alla nostra alimentazione, noi decidiamo di andare verso una direzione che ci porterà a essere sovrappeso. Quindi le abitudini sono sicuramente la chiave del successo, e il successo è sempre raggiunto perché uno esegue delle scelte, fa delle decisioni, si attiva, si aziona, e quindi può diventare un obeso di successo, come io dico agli obesi che sono qui in studio, che vengono a farsi curare il loro percorso di salute. Quindi la teoria degli alibi non può funzionare dal momento in cui noi siamo i primi a determinarci nella nostra vita con le nostre scelte, a patto che siamo
non ci siano problematiche e psicopatologie importanti che ci evitano di avere un cognitivo sufficientemente strutturato per poter eseguire delle scelte in autonomia. Praticamente questa è la capacità di intendere e di volere. Fissare un'abitudine nella memoria implicita procedurale, quindi quella che tutti adesso probabilmente stiamo facendo, cioè alzare il volume del computer, prendere l'acqua che abbiamo accanto, queste sono memorie implicite procedurali e le facciamo senza pensarci, senza in automatico. La parte attiva, volontaria, fasica del movimento interviene a livelli molto bassi, come quando guidiamo. Quando montiamo in macchina non pensiamo che a tutte le manovre che dobbiamo fare, quelle sono abitudini che sono state fissate e codificate nella memoria procedurale. Per poter fissare e codificare delle abitudini necessitiamo avere un sistema nervoso periferico sincronizzato, in equilibrio energetico. Ecco perché la parola SincroLab è un laboratorio che vuole, ha la volontà di andare a sincronizzare il sistema nervoso periferico nelle sue branche. Vuol dire sincronizzare, mettere in coerenza di ritmo il sistema nervoso autonomo e il sistema nervoso somatico. Quindi le due branche che adesso andremo a vedere come le misuriamo, andiamo a vedere gli esiti e andiamo a vedere tutto quello che può venire fuori come output. Noi appunto possiamo misurare il sistema nervoso autonomo e il sistema nervoso somatico grazie all'applicazione di principi di biofisica. Quindi quando parliamo di biomeccanica, per esempio, nel nostro lavoro, e se ci sono degli operatori del movimento in ascolto, sanno che adesso la biomeccanica va di moda, non possiamo non riferirci a concetti di biofisica, mentre invece oggi la biomeccanica viene sempre posta sotto attenzione con concetti di fisica, fisica newtoniana di azione e reazione, non basta. Infatti, l'intuizione di andare a misurare il sistema periferico con principi di biofisica ha aperto la strada a incontri qualitativi come con Giorgio per quanto riguarda Strive, che basa su principi di biofisica. Quindi collegare tutto lo stato di salute e diciamo così, una panoramica fisiologica su base biofisica e collegarla con il movimento su base biofisica è un match incredibile che ci può aprire veramente orizzonti molto molto concreti per quanto riguarda l'aiuto sulle persone. Anche perché se vedete, ritornate un attimo su e vedete gli NCD, sugli NCD c'è dieta insalubre in attività motoria. Queste sono le basi. Alcol e tabacco sono figlie dei vizi, perché non ho mai trovato nessuno che gli piacesse fumare la sigaretta, ma fuma la sigaretta per fuggire qualche dolore, sicuro. Dieta insalubre, abbiamo i migliori nutrizionisti in Italia, le migliori diete. Purtroppo siamo anche il paese con i maggiori obesi, soprattutto nei bambini al sud. Inattività motoria. Noi siamo in Italia, siamo all'avanguardia a livello di fisiatria e a livello di operazioni chirurgiche, micro operazioni chirurgiche per quanto riguarda protesi di anca e di spalla. Ma il problema è perché arriviamo a dover sostituire una testa del femore, proprio perché non ci muoviamo. Quindi queste sono le due delle possibili variabili sulle quali possiamo andare a influire e lo stiamo facendo con molta, molta attenzione, soprattutto su base empirica, scientifica. Quindi per noi oggi la volontà è quella di convergere, far convergere i criteri di misura dell'S-Drive, del SincroLab, in modo da confermare o meno un'ipotesi del mio concept teorico della ricerca, che è attribuire ai valori di VLF uno specifico ormone secreto. Bene, questo che vedete è uno specchietto per poter avere un'idea di quello di cui stiamo parlando, un'idea un po' più rappresentata da un'immagine. Quindi sulla parte sinistra dello schermo, della slide, vedete un corpo bianco e questo è il sistema nervoso centrale, quindi la parte del cervello, tronco encefalico e midollo, che è la parte operativa del nostro cervello, che attiva movimento attivo, appunto fasico,
attraverso i gangli della base, il cervelletto e una serie di scelte dovute all'ambiente. Quindi, mentre sto guidando e sono un sistema procedurale vegetativo implicito di memoria, decido di cambiare corsia e di andare da un'altra parte. Questo è il sistema nervoso centrale che fa, esegue un programma d'azione e lo attua sul costante attivarsi di un programma implicito e procedurale. Questo vuol dire, per fare l'esempio della guida e della macchina, vuol dire in questo momento state respirando, tutti noi stiamo respirando, abbiamo delle funzioni vitali di base mantenute dai nostri generatori di ritmo. Su questo respiro, se io adesso mi alzo e faccio 5 salti, perché decido di farli, entra una parte attivatoria fasica sul sistema vegetativo e varia, ne varia le funzioni, quindi la funzione fisiologica. Quella la parte automatica è la parte relativa al sistema nervoso periferico ed è la parte dell'uomo grigio, quindi è la parte di nervi, è la parte, come vedete dai due disegni, va verso l'esterno del corpo e non sono solo nervi, perché noi per comunicare abbiamo tre tubi sostanzialmente. Un tubo che è circolatorio, dove circolano dei segnalatori, che sono gli ormoni, un tubo nervoso, appunto i nervi, dove circolano neurotrasmettitori, e un tubo che è il connettivo, il tessuto connettivo, dove, guarda caso, circolano trasmettitori che hanno un ordine di grandezza dimensionale che è la vibrazione. La vibrazione è un'oscillazione, è una frequenza, è un ritmo. Così come il segnale elettrico del sistema nervoso periferico è un'oscillazione, è un ritmo, così come la carica degli ormoni, che è chimica, ha un gradiente chimico, e quindi, avendo delle differenze di gradiente, come ci insegna la permeabilità cellulare, ha un'oscillazione, ha un ritmo. Questi tre tubi con i quali il sistema nervoso periferico circola è caratterizzato, questi tre tubi sono embedded, la parola più bella una parola anglosassone che dice sono mischiati, messi fra di loro, significa quasi sovrapposti e incollati, perché lo scopo di questi tre tubi è di andare a prendere ogni cellula del corpo. Quindi questi sono concetti di fisica quantistica che però il nostro corpo ce li mostra in continuazione. Uscirà a breve sul blog del nostro sito un articolo dove si racconta una storiellina, e questa storiellina è sintetizzata in questo senso. Esisteva un cervello enterico, esisteva in questa, facciamo finta sia una scidia, una spugna di mare, come l'INAS ci fa vedere. Esisteva un cervello enterico con un piccolo diverticolo, che è il polmone, è diventato il polmone, quindi tutto l'apparato respiratorio deriva dal cervello enterico, quindi dall'intestino, un agglomerato, un ganglio che era il progenitore del sistema nervoso che regolava l'attività enterica e l'attività respiratoria. Cosa è successo? La necessità di sopravvivenza ci ha spinto a uscire dall'ambiente acquatico nel quale facevamo parte. Il sistema respiratorio, chiamato volgarmente polmone perché è un sistema respiratorio dato da branchie, si è evoluto, ha ospitato un batterio con un DNA diverso che è il mitocondrio ed è uscito verso l'esterno, e per muoversi all'esterno non bastavano più degli oscillatori laterali, quindi pensate al pesce che oscilla lateralmente, e quindi dei generatori laterali, ma si è dotato di, grazie alla gastrulazione embrionale, si è dotato di un miotomo, di uno sclerotomo, nato dal mesenchima. Il mesenchima è tessuto connettivo. Quindi il tessuto connettivo, la famosa fascia, ha dotato questo cervello enterico di arti e di un sistema di locomozione nell'ambiente che ci permettesse, durante la locomozione, di poter respirare, di poter produrre energia, per dare ossigeno al cervello, che in questo frangente storico, per poter gestire più situazioni insieme di ordine fisiologico, ha dovuto ingrossarsi e quindi è cresciuto e quindi necessitava di più ossigeno. Siamo nell'ordine del 20%, 25% dell'energia di consumo
del cervello. Questo per far sì che il cervello crescesse grazie a tutta la necessità di elaborazione dati, perché il nostro corpo ci permette di avere un'afferenza dall'ambiente infinita. Si parla di 1 miliardo di dati che giungono in continuazione al talamo, il quale ne decide pochissimi, e per questo il cervello ha capacità predittive. Questo cervello, per poter assumere tutto questo ossigeno, ha dovuto tagliare da qualche parte, ed è stata tagliata la parte del sistema digestivo che tutti noi conosciamo, andando a potenziare quella parte del sistema digestivo, ingerente digestivo, che processa un certo tipo di alimenti. Non voglio uscire fuori topic perché non è mia volontà di fare questo. In realtà noi siamo dotati di un intestino molto più corto rispetto ad altri animali in anatomia comparata, proprio perché abbiamo necessità di un cibo che purtroppo nel tempo è cambiato, frutto di scelte di credo, come scrivo nell'articolo, credo che sia frutto di scelte dovute al sedentarismo. Quindi noi ci siamo fermati, abbiamo iniziato a sviluppare metodi di acquisizione del cibo in maniera diversa, tecnologizzati, quindi processati, prima di tutto dal fuoco, 1 milione di anni fa. E da lì il nostro cervello ha iniziato a avere problemi. Quindi tutta la parte periferica, in base a questa sorellina, è il nostro corpo, cioè il nostro cervello si è ramificato nel nostro corpo. Ecco perché è embodied cognition, la coscienza incarnata. Il nostro non è, come dicono i cognitivisti, un po' più proiettati verso il funzionalismo, non è un corpo, non è una mente che pensa in un corpo che sente, rispettando il dualismo di Cartesio. In realtà, come Damasio apre la strada, il nostro è un corpo che pensa, è una mente che si aziona. Questo è il nostro dogma e su questo noi basiamo tutta la nostra ricerca. Quindi il sistema nervoso somatico, non volontario, somatico, perché è anche involontario, quindi è connesso con tutti gli organi di senso e i muscoli volontari e involontari, e è dotata appunto di un sistema afferente efferente, recepisce dall'ambiente. Il sistema nervoso autonomo ha degli esiti su questo tipo di attivazione, oltretutto ha degli esiti dati dal sistema nervoso centrale. Questi due sistemi vibrano come le onde del lago quando ci buttiamo un sasso. Il nostro scopo è misurarli tutti e due per poter arrivare a metterli insieme e a farli collimare in coerenza. Quando sono in coerenza, il sistema nervoso periferico può ospitare, chiamiamola così, un input del sistema nervoso centrale. Vuol dire l'abitudine volontaria che io do alla persona che seguo può basarsi su un sistema nervoso periferico che l'accoglie. Detta a livello neurofisiologico, sono le varie ordini di vibrazione di frequenza dell'ippocampo. L'ippocampo è quell'unità, quel centro cerebrale guidato dall'amigdala e messo all'interno di un circuito, il circuito di Papez, che serve per recuperare e codificare in memoria le nostre abitudini. Quando l'ippocampo sostanzialmente vibra delle frequenze duali, binomiali, ben definite, noi riusciamo a codificare, e queste sono referenze scientifiche di questi anni. Quando l'ippocampo purtroppo non vibra a frequenze basse, per esempio il sistema nervoso periferico, si parla di frequenze teta, non riusciamo a poter essere così sicuri di fissare un qualcosa che vogliamo dare. Potrebbe essere qualcosa di cognitivo, un movimento, e comunque è sempre la stessa cosa, perché ogni movimento è conoscenza, è cognitivo. Queste sono le premesse scientifiche abbastanza intense da poter portare in un ordine di struttura metodologica. Quindi avere da qui un metodo che fa sì che noi riusciamo a inferire sul sistema autonomico, sul sistema somatico, a livello di bottom up, è stato un processo lungo gli ultimi 6 anni. Tutti i processi che naturalmente prima di essere messi su un sistema di diffusione per i colleghi, sono sistemi che sono stati chiaramente validati, perché non possiamo non agire solo su opinioni nostre. Sostanzialmente, come si dice, empiricamente esperienziali. Questa è una slide direttamente estratta
da un panel dell'organizzazione del WHO, praticamente del vecchio OMS, e questo panel riguarda tutti e 194 gli stati membri. Noi siamo a quel tempo in cui è stato fatto, nel 2017, eravamo 59 milioni, il 92% delle morti proviene dagli NCD, quindi malattie non trasmissibili croniche. Questa è la parola più importante che ci deve riguardare a tutti coloro che si occupano della salute, delle persone, del percorso di promozione e di cura della salute. Queste sono malattie cardiache, ictus, cancro, diabete e malattie polmonari. Stanno aumentando tantissimo le malattie da PPCO. Purtroppo viviamo in un momento tragico perché le malattie adesso sono respiratorie. I fattori di rischio ripetuti sono inattività fisica, dieta insalubre, tabacco e alcol. Interessante vedere paesi del sud del mondo dove non c'è un inquinamento così alto, dove non c'è purtroppo hanno carenze nutrizionali per un discorso quantitativo, ma qualitativamente hanno anche possibilità di accedere a del cibo migliore. È interessante vedere come questa percentuale va intorno al 70-60%. Quindi a livello di mortalità sono sempre alti, ma diminuiscono certi tipi di malattie. Questa è una slide molto importante, ricordo, è il WHO Panel del 2017, è stato aggiornato ogni anno, infatti questa è una grafica abbastanza superata, se prendete quelli nuovi hanno grafiche molto più carine, diciamo così. Qui c'è Giuliano, sta facendo fare a un triatleta che è venuto in studio una settimana fa un gattonamento. Il gattonamento è uno dei movimenti più importanti per quanto riguarda l'inferimento di modalità di cognitivo sulle persone, soprattutto sui bambini. Apro una parentesi sul gattonamento, se può interessarvi, è importante vedere le persone come gattonano proprio perché su quello possiamo vedere non solo tutti degli highlights della persona, come si muoverà in piedi, ma soprattutto vedere questa persona da bambino come si è mosso. Ricordiamoci, chi viene dagli anni 70 come me, ma anche anni 60, c'è stato un progressivo sviluppo delle città verso l'alto e quindi i bambini non potevano gattonare come una volta nell'aia o nel giardino. I bambini venivano messi nel girello, nel box. E questo ha fatto sì che oggi i quarantenni, cinquantenni, sessantenni soffrono di lombalgia più dei bambini di una volta, degli anni 30, 40, anche 50, perché proprio non gattonavano. Il gattonamento è una parte dello sviluppo sensorimotorio importantissimo perché è la parte dove a livello cognitivo il linguaggio inizia ad assumere un significato molto importante. Quindi 6-7 mesi. Va di pari passo appunto allo sviluppo cognitivo-linguistico del bambino. Lo studio ha riguardato come metodo dei partecipanti un atleta 26enne, atleta 1 quindi 26enne, atletica leggera, agonista di buon livello, atleta 2 un ragazzo 25enne che gioca a basket in Serie C, come atleta 3 una 57enne, ex atleta agonista di nuoto, adesso avvocato, e una 34, una 49enne, ex campionessa italiana di kettlebell e di pesistica, adesso imprenditrice. I due invece sono ancora sportivi e stanno lavorando nell'ambiente. Quindi, come campionamento, è stato fatto un campionamento, vista la rappresentazione dello studio che è pre-sperimentale, non è stato fatto un campionamento su una popolazione generale. Quindi abbiamo cercato di prendere persone, sia tra uomini e donne, che fanno sport di vari tipi di sport, quindi abbiamo anche il nuoto, quindi vediamo sport senza attrezzi, che è l'atletica leggera, sport con un attrezzo di gruppo, che è il basket, nuoto. Un ambiente diverso, kettlebell e pesistica individualista con attrezzi abbastanza importanti rispetto, per esempio, alla palla. Adesso andiamo ad individuare quelle che sono state gli esiti. Questo è un sensore, come vedete, messo su questo ragazzo, un triatleta, e infatti parliamo del materiale.
materiale è molto complesso e su questo ci prenderemo del tempo necessario perché questa prima parte è la parte che ci porterà a chiudere nella prossima ora tutta la metodologia che io voglio portarvi, non sapendo bene se fra di voi ci sono persone che usano strumenti, me lo direte, che strumenti usano e se qualcuno fa ricerca o appunto è appassionato di questo, come lo sono io, venendo da un lavoro del tutto esperienziale, quindi fatto sempre senza strumenti negli anni 90, fino a quando negli ultimi anni ho deciso, perché ne avevo la necessità, di standardizzare, seppur quasi impossibile, il movimento umano. Quindi HRV di Osand con patch ed elettrocardiogramma. Molto importanti questi dettagli che vi porto e vi cito, perché gli HRV vedrete che sono di vario tipo, ma non sono tutti validi. Capnografo, uno stand alone, vuol dire un portatile di Maximo, una delle aziende più importanti per quanto riguarda la produzione di questi tipi di strumenti di misurazione della capnografia, quindi CO2, un sensore inerziale di un'azienda romana all'avanguardia su questo tipo di sensori, della quale sono stato e sono consulente tecnico perché ho fatto delle richieste per quanto riguarda l'acquisizione dati del sensore. E il sensore è quello che avete visto prima in foto, e poi naturalmente l'S-Drive di Cherubini. Quello che vedete in foto è il capnografo sulla sinistra, che ha un capnografo che prende dati via naso, naturalmente, non tramite bocca. Anche qui è molto importante il dettaglio. Quindi andiamo a vedere una delle caratteristiche principali per dare, come dire, contezza di quello che vi sto dicendo e dello studio, per dargli importanza e validità, perché è necessario che chi compie dei dati, chi compie delle ricerche, chi semplicemente tutti i giorni esegue una valutazione, abbia ben presente prima di tutto che attendibilità ha lo strumento e che validità. Queste parole sono molto complesse e difficili da capire, soprattutto da attribuire ad ogni strumento, e soprattutto perché la responsabilità mia nei confronti di chi mi ha fornito gli strumenti, soprattutto nei vostri confronti, che siete qua ad ascoltarmi, sono molto elevate, quindi vi devo illustrare con metodo e perizia tutto quello che abbiamo fatto e che tipo appunto di attendibilità e validità hanno gli strumenti, ma soprattutto lo scopo di ogni ricerca scientifica è non solo togliere dubbi e non dare certezze, perché la ricerca scientifica non dà mai certezze, toglie solo dubbi, ma soprattutto aprire la strada a ulteriori ricerche. Quindi se fra di voi ci sono colleghi o medici, biologi che sentono la necessità di poter, come dire, integrarsi, ben volentieri, stiamo iniziando uno studio che dirò alla fine di questa presentazione con una via segmentale per quanto riguarda un tipo di patologia che non è mai stata studiata. Quindi quello che vi porto oggi, ed è la parte un pochino più intensa della presentazione, è una disamina precisa degli strumenti e delle loro caratteristiche. Quindi di capnografo, HRV, sensore S-Drive abbiamo valutato l'attendibilità perché devono essere messi insieme con esiti finali. Tutti gli strumenti possiedono i parametri richiesti per risultare attendibili. Quindi sono accurati e precisi. Accurati e precisi è importante perché l'accuratezza e la precisione fa sì che le categorie di misurazione corrispondano alla realtà. Per esempio, se noi dobbiamo fare degli esempi che siano alla portata della difficoltà in questi casi dell'attendibilità della ricerca, se noi abbiamo un tavolo e lo vogliamo misurare con un metro elettronico, bisogna che il metro elettronico è quello che ha un puntatore laser e che sulla base della luce percorsa misura. Quindi il metro elettronico, se noi standardizziamo il metro elettronico a millimetri, mi deve misurare millimetri, questa è l'accuratezza. Quindi i valori misurati concordano con quelli richiesti a livello di realtà. E questa è praticamente la descrizione delle proprietà del risultato, l'accuratezza.
Per quanto riguarda la precisione, è importante che se il metro mi misura il tavolo ogni giorno e misura 2 metri, me lo deve misurare tutti i giorni 2 metri. Questa è la precisione dello strumento. Questo è molto molto importante perché fa sì che lo strumento e l'esame sia ripetibile. Quindi abbiamo, come dire, categorizzato lo strumento di misurazione che è accurato e preciso. È operatore indipendente? Questo è veramente importante. Se lo uso io o lo usa Giuliano, il mio collaboratore, dà lo stesso risultato? L'operatore indipendente deve escludere prima di tutto l'errore casuale. Cioè, se io per caso sbaglio il posizionamento di un sensore o l'estrazione di un capello, se il sistema non ha il controllo su quelli che sono gli errori casuali, io rischio di commettere un falso dato. Per esempio, il sensore, questa è stata una cosa molto molto importante di richiesta personale, ha una capacità di interpolazione, quindi pur se sbagliando certi posizionamenti, lui si interpola con i dati acquisiti, ha una piccola intelligenza artificiale e corregge il dato. Il capello, se non estrae il bulbo, l'analisi non la fa. Quindi l'errore casuale sul capello è già di base tolto. Errore sistematico. L'errore sistematico invece è un errore molto 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 frequente ed è quello che fa saltare i risultati. È la prima cosa che vado a guardare in tutte le valutazioni che fanno i colleghi. Vuol dire, tengo conto dell'orario della misurazione, del periodo, della periodicità. Se sto prendendo battiti cardiaci semplicissimi di un cardiofrequenzimetro e faccio una ricerca su battiti presi alle 10 di mattina, alle 15 di pomeriggio e magari l'ho presa anche alle 19. I ritmi circadiani interferiscono sul battito cardiaco e quindi potrei avere dei dati alterati di base sistematicamente perché colui, il ricercatore, fa degli errori. Importante anche valutare il periodo dello stato emotivo. Se io vado a prendere un HRV, un capello, una capnografia con lo stato emotivo alterato, chiaramente, chiaramente i dati sono diversi. Fatto sta che io in questo test, in questa ricerca, proprio sull'emotività vado a lavorare. E non è un caso che l'emotività stia alla base di tutto. Quindi lo stato emotivo va ad alterare tutto ciò che è la nostra apnea e anche il movimento. Quindi il sensore, se io prendo una persona che viene in studio e ha appena litigato col marito o con la moglie, è chiaro che il movimento risulta alterato, proprio perché il movimento ci parla della persona come si sente, qual è il suo stato d'animo. Ecco perché anche nel nostro logo abbiamo Be Move, perché non solo vuol dire muoviti e noi lo parafrasiamo con emozionati, che vuol dire veramente vivi la vita per come deve, per tutto ciò che ti dà. Ma anche perché il comportamento, noi vediamo il comportamento motorio, risaliamo al cognitivo, tramite naturalmente dati e poi tutti i questionari e modalità di misurazione e valutazione. Un aspetto molto importante, quindi dopo l'accuratezza e la precisione dello strumento, e i nostri strumenti in questo caso ne hanno, operatori indipendenti, attenzione a fare gli errori, a sbagliare, sono coerenti e stabili. Ecco, questa è una cosa molto importante che va sottolineata per questa ricerca, perché prevede la coerenza e la stabilità, prevede per quanto riguarda gli strumenti che lavorano sulle frequenze di identificare un frame temporale dipendentemente dal sistema di misurazione più o meno ampio, cioè dobbiamo fare degli andamenti. Perché se oggi misuro un HRV, un capello, può darsi che lo rimisuro fra tot tempo, non sia il solito dato. Tot tempo vuol dire 2 ore. Proprio perché le frequenze variano molto molto velocemente. Se invece misuro faccio un esempio, se faccio un'analisi del sangue, misuro un ormone, questo ormone per cambiare, sì, nella giornata cambia, ma è molto più lento, perché è un dominio del tempo. Il dominio del tempo, infatti, ci dà una misura di variazione più attendibile rispetto al dominio della frequenza. Questo non vuol dire che il dominio della frequenza non sia attendibile, ma vuol dire che necessitiamo
per ogni strumento che oggi vi presento un tempo ben preciso per dare un andamento. Altrimenti, come dire, manipolare tutto ciò che noi vogliamo manipolare al fine di ottenere un risultato potrebbe non essere, la misura migliore da fare in quel momento. Ecco l'S-Drive. Passiamo alla validità. Quindi attendibilità e validità sono le premesse per poter avere un risultato scientificamente, valutabile. Quindi non ci può essere validità se non ci sono attendibilità. Quindi, ripeto, se lo strumento non è operatore indipendente, non può essere valido. Perché se oggi misuro io e misuro in un modo, questo tavolo lo misuro che è lungo 1 metro. Domani con il solito strumento, il mio collaboratore misura 1,10 m, naturalmente non è valido niente proprio perché di base non esiste l'attendibilità. Quindi la validità, è una caratteristica che devono possedere gli strumenti. La domanda è: misurano proprietà riferibili alla dimensione da misurare? Questo è importantissimo. Frequenza su frequenza, gas su gas, velocità spazio-tempo, velocità spazio-tempo. Quindi siamo su cuore, il cuore va su frequenze? Sì, HRV le misura. Il capello va su frequenze? Sì, lo facciamo risuonare, quindi l'S-Drive lo misura. Il capnografo misura dei gas? Sì, la respirazione è un gas, certamente. Il movimento è connotato da parametri di dominio di forze su velocità, spazio e tempo? Assolutamente. Ecco che il sensore misura questo. Su questo noi possiamo fare compiere operazionalizzazione e andare a dare scientificità. Ho citato la BIA. La BIA misura la qualità dell'ADIPE? Questa è una domanda che vi faccio a voi. Ci sono altre modalità? Quindi ci sono altri strumenti, sulla validità è importante, lo vedremo in fondo. Ci sono altri strumenti che misurano la tua dimensione, quella che tu dici di misurare e magari danno un esito uguale o diverso? Questo è veramente importante, insieme all'operatore dipendente e all'errore sistematico, da vedere negli strumenti. Spesso e volentieri, per esempio, possiamo fare esempi per quanto riguarda il V2 massimo. Il V2 massimo misura la potenza? No, è una capacità. Se no non sarebbe un volume. La potenza è un'altra cosa. Quindi se io devo misurare la potenza di svuotamento di una vasca da bagno, non vado a vedere quanto liquido contiene la vasca da bagno, vado a vedere quanto velocemente l'ugello di sfogo mi fa uscire. Perché ipoteticamente, se avessi una vasca da bagno da 100 litri con un ugello piccolo, una vasca da bagno con 50 litri e un ugello grande, è chiaro che la potenza è più della vasca da bagno con l'ugello più grande. Seppure il dato di volume mi dice, presumibilmente è migliore la vasca da bagno grande. Mi riferisco a tutti quelli che vanno a correre, che misurano ancora oggi il V2 massimo. O come misuriamo la spirometria per vedere se l'atleta agonista può fare agonismo. Certo che sì, va detto però che misuriamo la spirometria, misuriamo il V2 massimo perché sono parametri di medicina. Appunto dell'attività fisica. Quindi ci garantiscono che la persona ha le caratteristiche fisiche e fisiologiche per poter sopportare un certo tipo di allenamento. Se la spirometria misura un polmone che ha una capacità di 2,5 litri, è chiaro che medicina sportiva mi dice: attenzione, riguardiamolo, andiamo a vedere e andiamo a fare valutazioni un pochino più importanti su questo dato. Quindi la validità dello strumento è importantissima. Un aspetto molto importante, come vedete, ho degli appunti perché tutto in testa non ci sta. In questo momento nello studio c'è un corso sul tessuto connettivo e sulla fascia, quindi ci sono collaboratori che stanno espletando questo percorso di formazione. Abbiamo degli osteopati e fisioterapisti. Quindi ci sono un po' di dati insieme. E, per esempio, la plicometria.
se qualcuno fa dieta, per geometria sappiamo che il plicometro, i dati di Jason Pollock e tutti i dati di trasformazione degli esiti del plicometro sono stati fatti su cadaveri. Quindi sono stati fatti su dati statistici. Sono stati dati statistici rilevati da cadaveri in base all'applica, sono stati fatti degli algoritmi, hanno operazionalizzato il dato e quindi il plicometro, quando mi dà un certo tipo di valore, soprattutto sulle tre pliche, vengono confrontati con dei dati statistici. Questa si chiama rientra nella validità esterna perché la validità esterna è quella che mi permette di generalizzare poi il dato a una popolazione. Quindi, per rimanere nel nostro studio, questi quattro atleti posso generalizzare i dati a tutti gli atleti? No, non è così, purtroppo non è così. Infatti si chiama studio pre-sperimentale. Nello studio pre-sperimentale, come abbiamo fatto, è una prova. Andiamo a vedere se c'è potenza nelle variabili, se le variabili sono interrelazionate fra di loro, se gli strumenti sono validi, se gli esiti da manipolazione delle variabili indipendenti che abbiamo cercato sono scientificamente significativi, poi da lì può partire lo studio e quindi va fatto un campionamento. Quindi va fatto un campionamento che vuol dire vado a prendere gli atleti da più parti del territorio italiano su più sport e questi atleti mi devono rappresentare tutti gli altri atleti italiani. Mi vengono in mente gli studi di psicologia dove vengono presi sempre gli studenti di psicologia. Il campionamento è già falsato. Quindi questa è validità esterna, soprattutto quando questi dati vengono riportati da statistiche prese dalla popolazione esterna, in questo caso nel plicometro da cadaveri e da persone decedute. Quindi la validità interna. Dopo questo di validità mi aspetto, tra attendibilità e validità mi aspetto magari qualche domanda, perché non so appunto quanto voi che state ascoltando usate questi concetti e quindi vi possono servire, se magari possiamo poi realizzare dopo uno specchietto per poter avere più, come dire, più praticità. La validità interna o validità di costrutto è in questo caso, lo dico senza, intanto non leggiamo la parte, ma ve lo spiego, è se io ho un concetto teorico e penso che le VLF possano dirmi quale ormone è circolante. Cosa posso fare come variabile indipendente? Cioè, posso usare la variabile indipendente del bottom-up per poter verificare questo e magari farlo a livello biologico? Quindi ci sono gli strumenti che mi possono realizzare il rapporto tra la variabile indipendente e quella dipendente? Ed ecco che questa validità è accettata per gli strumenti che abbiamo, ma in alcuni necessita di grafico di interazione variabili, in caso di intervento su variabili indipendenti diverse. Questo vuol dire che se noi abbiamo più fattori che concorrono a variare potenzialmente il risultato, dobbiamo metterli in relazione. Ecco perché il pre-sperimentale e perché noi sugli atleti abbiamo variato più cose, qualcuno la dieta, qualcuno insieme dieta e stile di vita, proprio perché poi l'analista che prenderà questi dati dovrà dirmi quanta relazione c'è fra le variabili e soprattutto questo concetto deve sempre partire dal presupposto che noi si lavori su un metodo, non sul dato. Quello che è importante quando io ho un dato di HRV, quando io ho un dato di capnografia, quando io ho un dato di S-Drive, non vado a lavorare sul dato. Io devo conoscere, avere il concept teorico, il metodo, i processi sui quali sto lavorando e poi aver necessità di qualcosa che mi dica e che mi misuri quello su cui sto lavorando. Questo è basilare, importante perché al giorno d'oggi spesso e volentieri si lavora sul dato. Quindi mi viene l'esempio del sensore di pressione delle ruote della macchina. Fare l'esempio sulla macchina è molto facile. Il pilota. Immaginiamo che io sia un pilota di Formula 1 e ho necessità per far andare bene la macchina di avere le gomme, i pneumatici, che siano tutti alla stessa pressione di 2,5. Me ne accorgo se non sono a 2,5, non solo lo vedo, perché se la gomma è sgonfia la vediamo, ma durante le curve me ne accorgo. Quindi io non ho
altro che un metodo esperienziale che provare la macchina e sentire se ci sono delle gomme sgonfie, dei pneumatici sgonfi. Vi assicuro che qualche pilota se ne accorge. Quindi, cosa chiedo? Chiedo a qualcuno che possa farmi un sistema per misurare la pressione dei pneumatici e me lo riporti sul cruscotto. Benissimo. Io non ho bisogno di quella misura lì, perché io lo sento già e so come correggere. So come andare in questo caso a gonfiare più o meno lo pneumatico, che detta così è molto banale, ma nel nostro caso, per chi fa il biologo nutrizionista, serve andare a variare qualcosa nell'alimentazione, per chi fa il medico, andare a variare qualcosa nella causa della malattia, e per noi nel movimento, per esempio, serve andare a variare qualcosa a livello di neuromediazione del movimento. Chiaramente, colui che lavora sul dato usa il sensore di pressione per avere un dato e dire: benissimo, ho i due pneumatici di destra sgonfi, ma non sa perché, e quindi li rigonfia. Non sa che quei due pneumatici a destra più sgonfi è perché la macchina sta sempre posizionata in una via dove c'è il sole a sinistra e non c'è il sole a destra. Il sole, l'aria per induzione, per passaggio nello pneumatico, gonfia di più, allarga le molecole, gonfia lo pneumatico. Quindi basterebbe ruotare la macchina. Questo è il metodo. Quindi un conto è lavorare sul metodo, perché conosciamo cosa succede, un conto è lavorare sul dato. Quando lavoriamo sul dato non arriviamo mai a soluzione, perché non sappiamo cosa stiamo cambiando. Stiamo cambiando il dato, quindi facciamo anche l'effetto Rosenthal, andiamo a vedere, ci aspettiamo qualcosa che sia cambiato e ce l'aspettiamo dal dato. Quindi noi si dice in ricerca andiamo sul buio, andiamo a buio. Quindi, fatta questa premessa sostanziale e sostanziosa, è importante che in questo caso la validità interna su multivariabili, io vada a individuare le variabili. Quindi una variabile potrebbe essere, riprendendo la macchina, il sole, ma potrebbe essere anche qualcuno che di nascosto va a gonfiarmi lo pneumatico. Vuol dire, se io ho quel famoso tavolo che misuravo con il metro elettronico e questo tavolo gli taglio una zampa per poter avere l'altezza delle tre dimensioni, altezza, larghezza e profondità, per migliorare l'altezza, io so che ho tagliato una gamba, una zampa e ho un'altezza, ma se vengono variate tre zampe in contemporanea, io non so quale zampa è stata variata, è chiaro che ho un'altezza diversa, ma non so quale è stata variata. Ecco cosa vuol dire andare a buio, ecco cosa vuol dire a volte inferire su una variabile e conseguentemente andare a variarne altre. Parliamo per esempio di vitamine. Dopo lo vedremo, magari sono delle vitamine o dei minerali che vanno in competenza con altri. E quindi, uscendo un po' dal topic, può darsi che bisogna stare attenti ad assumere certi integratori perché magari contengono più molecole che vanno in competizione fra loro. Io dovrei essere capace di capire e sapere quali sono, e gli strumenti ce lo dicono. Quindi, gli strumenti di contenuto sono strumenti, cioè il contenuto, una varietà di contenuto è quella caratteristica che possiedono gli strumenti che per contenuto si dice: ho levato tutte le variabili che possono concorrere appunto all'esito finale della mia ricerca, ho levato quel ragazzino che mi va a gonfiare di nascosto le ruote. Vuol dire, ho lavorato per esempio sul ritmo circadiano, ho preso i dati tutti alla stessa ora. Ci sono altri dati che possono interferire e del quale io non mi sto rendendo conto perché non li sto proprio misurando. Questo è molto importante. Vi faccio un esempio per quanto riguarda il movimento. Noi sul movimento andiamo a lavorare sulla stabilità e quindi sulla verticalità che precede l'equilibrio e la sua perdita per poter camminare. Una variabile che andiamo a prendere è la variabile appunto della stabilità verticale antigravitaria e si chiama test di Romberg su una gamba. Questo tipo di misurazione comprende anche il fatto che se la persona serra i denti, la bocca mentre fa il test, questa è una variabile che può cambiare il test. Io la devo conoscere e la devo levare. Infatti, durante il test non viene mai fatto fare a bocca serrata, a denti stretti. Vabbè, vengono tenuti separati con la lingua verso il palato, allo spot palatino.
Questo è importantissimo. Quindi ognuno di noi che esegue certi dati bisogna vedere innanzitutto se lo strumento toglie le variabili o se le segnala le variabili. Per esempio, si dice sempre non prendere il caffè prima di fare una rilevazione dell'ADIPE, perché il caffè varia e altera la permeabilità. Ugualmente non si prende il caffè prima di fare HRV, assolutamente. O non si prende il caffè prima di fare capnografia, ma direi anche prima di fare SDRAE. Queste sono condizioni che danno validità di contenuto e che rientrano anche nell'errore sistematico. Perché spesso e volentieri fissiamo il test senza sapere cosa ha fatto prima la persona, o magari lo fissiamo in un momento diverso della giornata. Questi sono consigli che purtroppo noi a volte disattendiamo perché comunque abbiamo dei clienti e vengono alle 7 la sera e non possiamo fare diversamente, però ne va tenuto conto e quindi dobbiamo trovare il tempo di inserire a livello appunto di andamento temporale dei test fatti a degli orari dove sappiamo che le variabili sono annullate, per esempio la mattina HRV, perché se lo facciamo pomeriggio c'è una variazione sicuramente sensibile. La validità di criterio concorrente è proprio la validità che noi richiediamo in questa ricerca sperimentale. Quindi i dati parziali per adesso sono significativamente positivi e vuol dire avere più validità di più strumenti che dicono tutti la stessa, confermano la variabile dipendente. Quindi conferma S-Drive quello che noi vogliamo vedere tramite VLF su HRV, conferma il test salivare sul cortisolo, quello che stiamo vedendo su HRV, sono sensibilmente positivi i dati. La validità di criterio predittiva è quella validità che ci dice se io taglio le zampe al tavolo, quanto casca in terra al tavolo? Quindi questo è importante perché mi va a illustrare, a far immaginare quanto tempo può occorre prima che succeda qualcosa di, per esempio nel nostro caso, a livello salutare non positivo. E quindi in questo caso è parzialmente accettata per tutti gli strumenti che possiedono la varietà di contenuto da verificare con i dati elaborati, comunque sempre relativi al tasso di tempo, di andamento temporale. Quindi questo è molto importante. Per quanto riguarda la validità di criterio concorrente, volevo aggiungere che c'è anche sullo strumento, quindi se io uso HRV e uso HRV con il patch dell'elettrocardiogramma, mentre un collega usa HRV con l'orologio, quindi la fascia, devo vedere se i dati sono simili, se sono concorrenti. Se qualcuno usa appunto il metro e usa l'unità di misura del metro e qualcuno usa i pollici, bisogna vedere se tutte e due misurano allo stesso tavolo, nella stessa maniera. Adesso, prima di farvi vedere questo filmato, ritorno indietro e in fondo alla base, alla slide, sia questa parte tra parentesi, necessario andamento temporale, sempre andamento temporale, se avete visto, lo sto ridondando, proprio perché la cautela, il principio di cautela, il principio di reflection on action, di cui ci parla bene la psicologia cognitiva, è che devo sempre assumere il dato con cautela e con riflessione durante l'azione. Non bisogna lavorare sul dato, bisogna lavorare sul metodo. Quindi gli strumenti che vi sto presentando hanno sicuramente la capacità di farvi lavorare sul metodo, proprio perché se siete in possesso di certi strumenti, soprattutto l'SDRAE che vi dà una panoramica incredibile su tutto lo stato fisiologico della persona, voi dovete per forza avere un metodo, altrimenti S-Drive diventa un mero contenitore di dati, come può diventare un contenitore di dati l'HRV, che vi dice come sta in quel momento, ma non vi serve a niente. Quindi lo scopo è proprio quello di dire benissimo cosa succede al nostro corpo a livello di frequenze, cosa vuol dire Andrea frequenza, cosa vuol dire cambiamenti nell'ordine del tempo e cambiamenti nell'ordine della frequenza. Adesso vi faccio vedere una gazzella che viene attaccata. Questa gazzella contiene il solito sistema nervoso centrale periferico nostro, seppur non evoluto come Sapiens, e
Ma proprio per quello è interessante perché vi farà vedere una situazione di freezing, quindi la gazzella è in premorte, come vedete non respira, e qui c'è sicuramente un setup immediato, un onset, scusate, un onset immediato, istantaneo di ossitocina, di ormoni di oppioidi, se possibile di serotonina. Che sono tutti funzionali a non far sentire dolore, a dissociare la gazzella dal momento, dall'ambiente, perché ha i denti nel collo, e quindi di prevalere la morte, perché lì sta per morire la gazzella. Poi succede qualcosa di strano e vedrete dall'onset ormonale un flush out. Quello che fa la gazzella è incredibilmente veloce. Ed è il motivo per cui le gazzelle, come dice il famoso autore, non soffrono di ulcera, proprio perché le gazzelle non si preoccupano del leone. La parola preoccupano è proprio interessante perché noi ci preoccupiamo di tutto, non ci occupiamo delle cose. È un detto che dico sempre ai miei figli. Se il problema che hai te ne puoi occupare, benissimo, occupatene. Se non te ne puoi occupare, lascia perdere. Faranno altri o non lo puoi fare te comunque. Quindi è inutile preoccuparsi prima del tempo. E infatti questo esempio viene sempre fuori quando guardiamo documentari. Sto prendendo tempo perché magari qualcuno vuole vedere la gazzella con i denti del leopardo e quindi gira un po' la testa mentre facciamo vedere il filmato che dura 1 minuto e mezzo, 2. Quindi questa gazzella che sta nel documentario al leone vicino. Arriva il leone, scappa la gazzella, quindi o la va o la spacca, fight, fight non lo può fare, vola via e quindi riesce poi a scappare. Subito nel documentario si vede la gazzella che si ferma e ricomincia a mangiare per istinto di sopravvivenza. E io con le mie figlie diciamo: guarda che il leone è ancora là, scappa perché ce l'hai veramente lì vicino, è dietro le fronde della savana. La gazzella in quel momento è come se si girasse e ci dicesse a noi, come insegnamento di vita, ci dice: ma perché mi devo preoccupare del leone? Se sta là, io continuo a mangiare. Se arriva, scappo. O la va o la spacca. Questa è la legge della savana, la legge della sopravvivenza. Noi in realtà viviamo in continuazione in stati di preoccupazione che ci portano una falsa paura dell'agente esterno che convogliata nell'interno, si chiama ansia, infatti la paura è esterna, l'ansia è interna e questa ansia ci crea una serie di disturbi che tutti noi più o meno conosciamo. Adesso si stanno verificando i disturbi post-traumatici da stress, grazie al Covid, nei bambini in età prescolare e scolare. Sto seguendo questi andamenti in tutto il mondo ed è incredibile come proprio i bambini, per la mancanza di socialità, soprattutto quelli in fase adolescenziale, dove il confronto del gruppo tra i pari è importantissimo per lo sviluppo quasi finale della loro adultità, per andare verso l'adultità. Adesso stanno veramente nei guai questi ragazzi, fra cui io ho una figlia adolescente ed è veramente, si vede, si nota che cosa fa la mancanza di relazione, la mancanza di confronto, la mancanza di affetto con i propri pari. Quindi questo è il cappello al video che vediamo, e il video che vediamo ha nel tempo, nel dominio del tempo, un velocissimo onset e flush out. Questo volevo portarvelo a voi, non è il tempo nostro. Il tempo nostro di onset, anche per noi, a livello di neurotrasmettitore è immediato, a livello di ormoni è cronico. A livello di flush out, probabilmente a volte si ferma. Ecco dove stiamo lavorando su SincroLab. Andiamo a vedere le persone che non hanno un flush out di cortisolo o non hanno un flush out di ossitocina. Io parlo per questi due ormoni in antitesi, molto spesso si trovano con tempi accavallati proprio perché noi non siamo on-off, noi siamo comunque sempre una multivariabilità, siamo dotati. Quindi non abbiamo sempre per dirla sul consumo, uno sport aerobico o uno sport anaerobico, non esiste, siamo sempre in aerobia con delle fasi di anaerobia, quindi di base c'è sempre un pattern psiconeuroendocrino immunitario di base sul quale si accavallano e intervengono altri pattern. Quindi
Quindi questo è importantissimo, per questo facciamo ricerca, proprio per andare a trovare validità di contenuti e di costrutti che ci servono poi per riportare sul cliente o sul paziente. Detto questo, andiamo a vedere il video. Purtroppo non sono riuscito a metterlo in maniera migliore. Datemi un cenno se si vede, se si vede la condivisione del video. Sì, vediamo se parte, le dico subito. È partito, giusto? Ok, non Come c'è vedete, audio però. c'è un giaguaro che sta. Sì, ma è senza audio. Come vedete, c'è il giaguaro che sta immobilizzando la gazzella, non al collo, mi scordavo, la sta prendendo sulla parte della bocca. E questo è un momento in cui la gazzella ha un onset incredibile. Guardate il head flop, cioè sta andando verso il flop del giaguaro. Arriva la iena, che è tremenda. Il giaguaro la coglie. Vedete lo sguardo vitreo della gazzella? Il giaguaro cerca di prenderla, ma il giaguaro da solo ha paura della iena, anche perché la iena è sempre in branco. La sposta dal collo. Se guardate il respiro, come ci suggerisce il video, è bloccato. Rimpala la gazzella, non respira, è in freezing. Questo si chiama asma ai nostri giorni. Adesso ve lo indichiamo. Un po' di tempo dopo inizia il flush out, la gazzella esce dallo stato di freezing, ma ha al suo interno ancora oppioidi e ossitocina che la dissociavano dall'ambiente per prepararla al premorte. Succede una cosa che è incredibile, perché dopo dei profondi respiri, quindi è come se uscisse dallo stato di asma, ecco il flush out, che sembra una crisi epilettica. In realtà il suo sistema sta smaltendo rapidissimamente gli ormoni. Lei si rialza, arrivano subito ormoni adrenalina, noradrenalina, neurotrasmettitori, parte, va via, riprende tutto come se niente fosse successo. Questo per noi è impossibile, non succede, e non succede. Si sente? Aspetta, devo forse levare YouTube. Sì, la sentiamo. Se levo YouTube perché è partito un altro documentario di gazzelle, vado in presentazione, eccoci qua. Perfetto. Quindi, qual è il nostro sistema? Come si è evoluto il nostro sistema? Il nostro sistema si è evoluto, come mostra l'immagine molto rappresentativa del libro di Peter Levine, è un'immagine tratta dal suo libro Somatic Experiencing, che è un corso che sto seguendo, molto molto interessante. E noi abbiamo un vago intelligente, quindi il nostro sistema di controllo dell'ambiente esterno e interno del sistema nervoso periferico ha una capacità di intervento molto importante e particolare, perché è un mediatore, nervo vago intelligente che si è sviluppato negli ultimi 80 milioni di anni, sulla base di 300 milioni di anni di sviluppo del sistema nervoso, in quel famoso cammino dall'acqua all'ambiente terreno, si è sviluppato il sistema del nervo vagale. Per chi conosce la teoria di Porges sa di cosa sto parlando. Per chi non conosce la teoria di Porges è interessante da leggere, perché questa nuova teoria, che poi non è più una teoria perché è stata dimostrata da più studi scientifici e da review, ci racconta sommariamente. Ci fa questo esempio, sempre per rimanere sulla famosa macchina: noi siamo nel traffico, abbiamo una macchina automatica, tipo una smart o una macchina recente con il cambio automatico, quindi non ha il pedale della frizione. Quando siamo in drive, nella selezione drive, per non far andare la macchina dobbiamo tenere il freno premuto. Questo è l'effetto che il parasimpatico compie sul motore. Noi abbiamo una macchina, un motore molto molto potente, abbiamo un cuore a quattro camere, questo cuore continua lavoramento per portare energia a tutto il corpo, abbiamo una centrale termica che ha tutto l'apparato digerente che continua in ogni momento, la sua attività non si ferma mai, proprio per poter permettere al cuore di portare energia agli organi vitali, in primis il cervello. Quindi il cervello ha bisogno di ossigeno, senza ossigeno il cervello è nei guai, perché è la nostra centrale operativa sull'ambiente. È vero, quando sveniamo, perdiamo sensi,
li perdiamo proprio perché siamo in calo di zuccheri, non c'è energia e il cervello taglia tutto ciò che è periferico per mantenersi in vita, nell'ultimo tentativo di mantenere l'energia e convogliarla verso se stesso. Quindi noi siamo in macchina, cosa succede? Vogliamo entrare in traffico, leviamo il freno, leviamo il parasimpatico, diamo gas, mettiamo tutto sull'ortosimpatico e sul sistema di flight and fight. Questa è la modalità con cui interviene il sistema simpatico e parasimpatico ed è sempre stata quella visualizzata, studiata nell'ambito appunto del sistema nervoso autonomico. In realtà interviene il vago nella porzione intelligente che fa parte per renderci conto di quanto sia stato difficile trovare le funzioni del vago, ma soprattutto vederne le diramazioni, fa parte del nucleo ambiguo e nel nucleo ambiguo sono i primi generatori di ritmi. Quindi c'è noi nel tronco encefalico, il nucleo ambiguo sta nel tronco encefalico del sistema nervoso. Vi è il nucleo, l'insieme, il complesso dei gangli nervosi chiamato Prebozinger, dove troviamo il centro pneumotassico e il generatore di ritmo del respiro. Questo fa sì che il nervo vago intelligente, come si dice, quello mielinizzato, vada a comandare e coordinare il primo master clock. Il master clock è il respiro, quindi noi entriamo al mondo con un'inspirazione, ne usciamo con un'espirazione, nel mezzo facciamo migliaia di respiri, migliaia, milioni di respiri che sono contati, come dice, recita un detto cinese, quindi ognuno ha la sua valigia di respiri da poter usare, va da sé che più iperventiliamo, peggio è. Il vago regola e coordina tutti i clock, i generatori di ritmo che derivano dal respiro, quindi uno potrebbe essere la suzione, la deglutizione, la locomozione. La locomozione ha dei generatori di ritmo spinali. Come possiamo fare un esperimento per vedere come il vago gestisce questi generatori di ritmo? Adesso voi provate a inspirare e mentre inspirate, quindi tirate aria dentro dal naso, deglutite. Provateci e vedrete che è impossibile. Proprio perché a livello di tronco encefalico la gerarchia del respiro è sicuramente superiore e messa in prima posizione rispetto alla deglutizione. Infatti la deglutizione è il secondo atto che il bambino fa appena nasce. Prima respira e poi esegue il rooting, che sarebbe girare la testa per cercare il seme e deglutire. La locomozione viene sicuramente dopo. Quindi noi siamo gestiti a livello di ritmi dal vago, che ha una diretta afferenza da tutti gli organi viscerali, laddove le emozioni passano e marcano, quindi il marcatore somatico di Damasio, e il vago gestisce l'ambiente con il viscerale e gestisce i ritmi. Quindi fa sì che noi addirittura riusciamo a mediare tutto ciò che ci arriva dall'ambiente, adesso vi faccio un altro esempio, grazie al sistema limbico. Quindi noi, le emozioni che passano dal viscerale e arrivano al limbico, il limbico non è altro non è che il sistema emotivo che si è sovrapposto al sistema rettile che ci permette di mediare tutto l'ambiente, tutto ciò che ci arriva dall'ambiente. L'esempio più veloce da fare è l'orecchio. Se voi siete con amici, anche in questo momento siete tranquilli, rilassati, il sistema vagale fa sì che vengano tagliati dei rumori, perché tramite il sistema somatico detende il muscolo stapedio dell'orecchio e fa sì che riceva onde a un certo livello di frequenza che ci interessino per mantenere la socialità del momento. Magari siete con amici a bere una birra e questo fa sì che appunto il sistema vagale, approfittando di un sistema che adesso vi spiego, abbassi il livello di sensazioni, abbassi il livello di input dall'ambiente. Questo ve lo rappresento anche in questo caso. Quante volte eravamo fuori a cena con gli amici, magari ritornarci a breve, al mare, e dopo un po' parlando arriva freddo. Dice, però fa freddo, copriamoci.
quello è il sistema vagale che ha fatto sì che per la socialità ha tagliato tutta una serie di recettori, che sono recettori di temperatura, recettori di rumore, tutti quei recettori che vi distrarrebbero dalla socialità del momento. Ricordatevi, la socialità del momento, del mangiare insieme, deriva dalla socialità della sopravvivenza. Quindi noi abbiamo questa modalità in 80 milioni di anni, implementata dal neurone specchio, che ci hanno permesso la socialità e quindi diventare primi nella catena alimentare, altrimenti saremmo sempre i soliti profittatori, perché noi eravamo al pari di quella iena, andavamo a approfittarci del cibo dei predatori. Questo eravamo. Qualcuno ci è rimasto un po' profittatore, però questa è una battuta che non va a cambiare il concetto. Cosa succede il vago? Quindi il vago è il freno della macchina che non ti fa andare nel traffico, ti tiene lì fermo. Cosa succede? Succede che a un certo punto noi siamo a vedere un film di paura. Quando siamo a vedere un film di paura, chiaramente siamo nel traffico, siamo nel flight or fight, che poi le F sono quattro in realtà, perché sono anche fright, paura e fuck, che è riproduzione. E questo ci riporta Sapolsky. Cosa sta facendo il vago in quel momento? Il vago si disattiva, il parasimpatico si disattiva e dà il via a tutta l'energia che abbiamo, perché dobbiamo sopravvivere. Questo è simulato, come è simulata la scena, nella visione del film. Quindi nella visione del film noi sentiamo scricchiolare quella porta, quella sedia, che se fossimo in compagnia non avremmo mai sentito. Ma è quello il discorso. Il vago indirizza i livelli di allerta e attenzione verso tutto ciò che è in un momento necessario alla sopravvivenza, mentre tutto ciò che è nell'altro momento è necessario alla socialità o comunque al ristoro, rest and digest, che è la parte del parasimpatico. Quindi noi possiamo eseguire ragionamenti e acquisire abitudini quando abbiamo una buona base di parasimpatico attiva. Non possiamo assolutamente fare il cruciverba mentre stiamo scappando dal leone. Il cruciverba lo facciamo quando siamo sull'albero. Infatti, proprio sull'albero iniziamo a ragionare: la prossima volta che arriva il leone, faccio questa strada. Quando stiamo scappando, arriva il leone, non possiamo pensare a nient'altro se non andare via. Questo è il nostro vago, e per farla ancora più facile per i nostri clienti o pazienti, io racconto la storia della grotta. La mattina il Sapiens si sveglia nella grotta. Parlo di Sapiens perché si parla di 80 milioni di anni fa. Quindi, se parliamo di Homo dell'habilis, sono 6 milioni di anni fa. Pensate quanto lontano dobbiamo andare nel nervo vago intelligente. Il Sapiens si sveglia nella grotta e se c'è il simpatico attivato in buone condizioni, come la mattina dovrebbe essere a livello di stress positivo, quindi noradrenalina, adrenalina, testosterone, cortisolo, il sistema ti fa andare nell'ambiente e dice: ok, sei pronto per andare a cacciare. Ci sono delle situazioni in cui il vago ti frena e ti dice: non uscire fuori nell'ambiente, perché oggi il leone ti mangia, perché oggi non riusciresti a prendere niente, anzi, ti dissocio, stai qua, stai fuori dall'ambiente, ti taglio tutto a livello sia mentale e fisico, che sono la stessa cosa, e questo lo vediamo dall'HRV. Una piccola parentesi: il nervo vago intelligente è un nervo che ha non solo una capacità motoria a livello liscio, di muscolatura liscia, ma ce l'ha anche a livello striato, insieme a quattro nervi, che sono tutti nervi craniali, e questa capacità di motore sui nervi, sulla muscolatura striata, cioè fra cui c'è il trigemino. Non so se c'è qualche dentista qui, è importantissima la parte del trigemino per i denti. Questa parte striata va a modulare le emozioni tramite i muscoli del viso. Questo è importante perché deriva da questi cinque nervi, che sono il facciale, il trigemino, il glossofaringeo e appunto il nervo vago. Sono nervi che derivano da quando eravamo, dice, pesci, e quindi dalla porzione branchiale, dalla terza arcata branchiale, che una parte è andata a formare la mascella e l'altra parte è andata a formare i muscoli dell'orecchio, i muscoli e l'ossicina dell'orecchio. Quindi questo è il nervo vago intelligente, è un nervo che ha per ogni via
efferente, ne ha 9 afferenti, è un nervo che sente lo stato infiammatorio di tutti gli organi viscerali e produce acetilcolina, un antinfiammatorio. Quindi è un nervo che ha veramente rivoluzionato in un certo modo il modo di pensare l'aspetto del parasimpatico. Infatti è nata questa teoria, che appunto tanto teoria non è perché è validata. A livello di anche composizione, il nervo è molto grosso, parlo perché l'ho visto su dissezione su cadavere, e quindi è un nervo che per esempio nella giraffa fa un giro enorme, perché va addirittura ad allungarsi in punti in cui non servirebbe, perché è un nervo sovraesposto, è sovradimensionato proprio per le funzioni che ha. Quindi, questo è il quadro scientifico al quale dobbiamo per forza far riferimento per una ricerca che sembra così semplice e banale, ma tanto banale non è, perché poggia su delle referenze appunto molto importanti, su dei concept innovativi, diciamo che a livello per esempio di psicologia, di psicoterapia, di psicanalisi, porterà dei tumulti, sta già portando dei tumulti, perché in un mondo dove ancora oggi si parla di mental coaching o si parla di terapia mentale, ci stiamo scordando il movimento. Quindi il movimento, come la Maso ha aperto la via, ci insegnano, il corpo, mente e corpo sono la solita cosa. Per far questo vi do un esempio, un altro esempio, perché mi piace sempre parlare per parte pratica. Io vengo dalla pratica, poi mi sono scientificizzato nel tempo. L'esempio è: se io dico a una persona, a mia moglie, dico ti amo, te diventa rossa. Ma io il ti amo, le parole le ho dette alla mente, al cervello, non l'ho detta al corpo, cioè non gli ho dato un pizzicotto per farla diventare rossa. Come mai è diventata rossa? Perché mente e corpo sono la solita cosa. E questo, per chi si occupa di comunicazione, è molto importante, perché vedrete che le metafore sulla comunicazione fanno tutte riferimento al corpo, ma anche voi stessi le usate tutti i giorni. Nelle emittenti televisive ci dicono la borsa è caduta. Come fa la borsa a cadere? Quello che mi ha detto è un pugno nello stomaco. Pensate allo stomaco, che ha anche le farfalle dentro. Quindi pensate a come noi usiamo il corpo inconsciamente per comunicare un qualcosa alla mente, ma è il corpo che dice qualcosa alla mente. E da qui nasce tutta la parte filosofica: il bambino ride perché è contento e quindi ride. E su cui ci sono molti esperimenti dove fanno per esempio vedere dei film comici con la penna in questa posizione, che simula un sorriso, e dei film comici con la penna in questa posizione, che simula una O, e poi valutano il grado di divertimento delle persone che hanno visto nelle due modalità. Chi ha visto il film con la penna in questa posizione, con il sorriso, gli è piaciuto di più. Libet su questo parla molto schiettamente, con degli studi di ricerca, e addirittura parla del libero arbitrio, che non esiste secondo lui. Quindi ci sono molte, molte, molte referenze su questo aspetto. Andiamo avanti, qui ci divertiamo perché faremo un esperimento prima poi di finire, e magari proporre, suggerire una pausa alla regia. Questo è un esperimento che faremo per quanto riguarda la capnografia. Quindi, quello che abbiamo visto del nervo vago è la variabilità cardiaca, che ci consente di vedere l'assetto simpatico e parasimpatico del sistema nervoso autonomico. Finisco con una piccola parentesi. Quando inspiriamo, il cuore batte più velocemente, simpatico; quando espiriamo, il cuore batte più lentamente, parasimpatico. Questo è quello che fa l'HRV, calcola la variabilità fra questi due andamenti. Ha un algoritmo, anche quello validato, e viene fuori il risultato. Il capnografo. Andiamo sempre per rimanere sulla parte di validità e attendibilità. Molto spesso si usa il saturimetro. Anche il capnografo, come vedete qua sulla destra, ha la saturimetria SpO2. Perché questo nasce, uno strumento nasce prima come saturimetro e poi viene inserito co come capnografo.
come capnografia, un compressorino. Cosa importante? Ci interessa sapere quanto ossigeno abbiamo nel circolatorio? Sì, no? O ci interessa sapere quanto di questo ossigeno viene ceduto alla cellula? E poi, come l'amico Giorgio ci racconta, quanto ossigeno questa cellula utilizza grazie all'integrazione sulla quale noi possiamo intervenire. Bene, questa è stata una delle mie richieste al momento in cui stavo studiando gli atleti, quindi il famoso V2 massimo, perché tutti siamo passati da lì, non mi accontentavo e sono andato ad approfondire. Quindi il saturimetro è giustamente usato come prassi medica per vedere quanto dall'alveolo del polmone passa al circolatorio. Quindi in caso di BPCO, broncopneumatia cronico-ostruttiva, noi se abbiamo una saturimetria bassa sotto certi valori, che ormai la statistica ci dice è pericoloso, dobbiamo intervenire. Ma, e questo è stato il motivo per il quale ho conosciuto il dottor Soresi, ma noi siamo in grado di misurare quanto ossigeno appunto dal circolatorio passa alla cellula, perché il saturimetro non ce lo dice. Dovremmo fare un'emogas analisi, quindi fare delle analisi del sangue. In realtà il capnografo ci misura la pressione di CO2, i millimetri di mercurio della CO2, che è un gas che deve stare endogenamente all'interno del nostro corpo, come vedete dalla figura, al 6,5%. Quando raggiungiamo il 6,5% del gas più importante, chiamato da Haldane nel 1905 come il primo ormone del corpo, perché se la CO2 non è a un certo livello, non abbiamo un pH, che è il nostro pH naturale, e quindi non possiamo produrre tutti gli ormoni in maniera corretta, wow, noi non cediamo ossigeno. Quindi l'ossigeno deve stare al 13%. Noi ci facciamo un corso in Academy di 2 giorni solo per parlare della parte biomeccanica e biochimica della respirazione. Un giorno di biochimica e un giorno di biomeccanica. Perché se il diaframma non ventila bene, lo scambio biochimico non ci può essere. Quindi, completato un percorso di biomeccanica di posizione del diaframma nel torace, insieme a diaframmi pelvici, digastrici e podalici, andiamo a vedere quanto ossigeno riusciamo a cedere. Nell'aria, nell'ambiente esterno, abbiamo oltre il 20% di ossigeno. Ad ogni espirazione ne espelliamo più di un terzo, cioè ce ne rimane più di 2/3, il 15%, che è sufficiente per rianimare una persona. Quindi quello che sconvolge durante il corso di Buteyko, perché questa è la respirazione del dottor Buteyko, un medico russo, quello che più sconvolge è che noi respiriamo non tanto per attingere ossigeno, ma tanto quanto per gestire il livello di CO2 endogeno. Io so che qualcuno salta dalla sedia. Spesso e volentieri abbiamo anche medici, e per questo mi rapporto forse uno dei medici più pioneristici sotto il profilo di pneumologia, dottor Soresi. Perché noi, per far capire questo, faccio un esempio. Durante i corsi ci sono molto salti sulla sedia. Faccio capire questo esempio. Immaginiamo di essere a New York, sul ponte di Brooklyn, sopra il fiume Hudson. Ed era il ponte ai tempi dove i mafiosi buttavano giù gli italoamericani di Brooklyn. Legati con un bel mattone e una catena. Immaginiamo di essere quella persona. Noi precipitiamo, caschiamo nell'acqua. La prima cosa che facciamo per istinto di sopravvivenza, per pulsione di sopravvivenza, è tapparci il naso ed evitare di respirare, perché a livello corticale, cosciente, sappiamo che moriamo. Questo è il primo strato, citando MacLean, del cervello, la corteccia. A livello emotivo sicuramente saremo impauriti, ma a livello rettile, cosa succede? A livello del cervello più profondo, laddove ci sta il centro pneumotassico, laddove ci sta il centro degeneratore dei ritmi del respiro, cosa succede? Succede che a un certo punto noi apriamo bocca e affoghiamo e ci trovano l'acqua nei polmoni, che dice, in anatomia patologica, è morto perché è affogato, ha espirato e ha inspirato acqua. Succede che ogni volta che noi stiamo in apnea respiratoria, il livello di CO2 si alza. Se si alza oltre il 6,5, il sistema prevede di espellerlo con una respirazione e mentre espelle attinge ossigeno. Ce ne serve molto molto poco di ossigeno, perché non è la quantità, è la qualità.
dell'ossigeno che ci diamo, che ci serve. E infatti dovremmo fare meno respiri, ma qualitativamente superiori. Ecco perché dovremmo respirare di meno, perché non abbiamo tanto bisogno di numeri di respiri giornalieri. Quindi questo ci fa capire che noi apriamo bocca per respirare essenzialmente per stabilizzare i livelli di CO2. Abbiamo, dai livelli di CO2 dipende il livello di pH, perché da un'emissione di CO2 elevata, come sto facendo io, che parlo in continuazione, vado in alcalosi respiratoria, perché la CO2 è un acido. L'alcalosi respiratoria viene equilibrata subito con calcoli di radici cubiche, come fa il pH, a livello di acidosi metabolica. Quindi capite bene che valutare acidosi metabolica serve, è un dato, ma se noi pensiamo di cambiare acidosi metabolica mettendo le goccioline di qualcosa o cambiando alimentazione senza pensare prima al respiro, la strada sarà lunga. Infatti, il detto che uso sempre è: possiamo vivere senza mangiare per 30 giorni, senza bere per 3 giorni, ma senza respirare non più di 3 minuti, i più fortunati. Cosa è più importante, respirare o è più importante alimentarsi in un certo modo o assumere liquidi? E per chi si occupa di nutrizione, quanto è importante per ossidare grassi l'ossigeno? Quindi la domanda è: se l'ossigeno non arriva, come faccio a ossidare grassi? Quindi vado in anaerobia, può darsi, vado allattato, lo voglio usare, non lo voglio usare? Benissimo. Se io sono sotto stress, quindi ho un'iperventilazione, cosa succede all'adipe ormonale? Come lo misuro l'adipe ormonale? Queste sono tutte domande alla quale invito i biologi che sono presenti, i nutrizionisti, a rispondere, a confrontarci, perché su questo lavoriamo tantissimo, avendo studio delle BIA, avendo studio tre nutrizionisti che lavorano su questo tipo di concetti. Quindi farebbe molto piacere scambiare delle impressioni e dei confronti operativi. Per quanto riguarda il test, io vi invito a fare, come facevo al convegno con Giorgio e il dottor Soresi, prima, proprio la settimana prima del Covid dell'anno scorso. Uno degli ultimi convegni, penso, Giorgio, che abbiamo fatto, che hai organizzato, bellissimo. Vi faccio fare questo test. Quindi voi cosa fate? Andiamo a vedere a livello a distanza quanta CO2 riuscite a trattenere. Quindi quanto è il vostro livello di CO2? Qual è il vostro livello di cessione di ossigeno? Quindi ricordiamoci che la CO2 per essere ottimale deve stare al 6,5%. Cosa dovete fare? Non avendo il capnografo, fate tre respiri. Al termine, quindi all'espirazione del terzo respiro, chiudete il naso, chiudete la bocca e fate partire un cronometro. Fatto questo, trattenete il più possibile. Trattenuto il più possibile, riaprite la bocca e il naso, respirate e bloccate il cronometro. Vi do un paio di minuti di tempo per fare questo. E chiedo alla regia nel frattempo, prima di ridare le indicazioni del test, se possiamo fare questi 2 o 3 minuti di pausa in maniera tale che chi fa il test poi si alza, magari prende un caffè o Assolutamente altro. sì, come no, certamente. Ci diamo un orario e li invitiamo a scrivere in chat il risultato e gli esiti dei loro secondi di durata del test. Quindi, ripeto, prima di andare in pausa, sono le 10:51 e poi gli organizzatori ci diranno quanti minuti fare. In Facciamo realtà, tre. come desidera lei, anche per noi va bene rincontrarci magari, non so, alle 11, alle 11:05, mi dica lei. Allora, perfetto, adesso diciamo l'orario. Ripeto il test. Vi invito a fare tre inspirazioni ed espirazioni, quindi le simulo. Prendo il tempo, alla fine del tempo lo segno, lo scrivo in chat per chi ha voglia di confrontarsi e appena rientriamo alle 11:05, che va bene per tutti, ci prendiamo un attimo di pausa, vediamo, io vedo i valori, apro la chat, se mi ricordo sì come si fa, eccola qua, Non si preoccupi, e tanto l'aiutiamo anche noi dalla regia per definirle che cosa l'anziano, scrivono. non so. E andiamo a vedere i risultati e vi spiego cosa possiamo fare con questo tipo di test. Quindi fate pure il test in tutta tranquillità, alle 11:05 ci ritroviamo su questo canale.
Perfetto, a tra poco. Lei, se vuole, può spengere la telecamera e il microfono e riaccenderla appena rientra in aula, insomma. Va bene, va bene, non si preoccupi. A dopo e complimenti, meraviglioso. A dopo. Grazie. Complimenti, veramente. A dopo. C'è concorrenza.
Eccoci, dottore. Vediamo, la sentiamo. Lei ci sente? Dottore, si sente? Allora, mi sa che non ci sente. Dottor Chiellini, si sente? Chiedo ad Ilaria, intanto do il buongiorno, il benvenuto ufficialmente a Ilaria. Se mi senti, Ilaria, magari di Io ci contattare sono, con me. Ci sente, dottore? Sì, ok, Giovanna. Grazie, Daria. Aspettiamo te. eccomi, ci sono. Mi sentite? Dottore, non la sentiamo. Bene, possiamo partire allora. La sentiamo? Ok, ci sente anche lei. No, abbiamo avuto un momento dove io le parlavo, lei non mi sentiva, quindi temevamo di nuovo un problema come stamattina all'ingresso. Infatti Allora, riparto nulla, subito. Ilaria, come non detto. Ottimo. Ero io, ci siamo. Allora, un istante soltanto, che intanto le ripasso lo schermo poiché avevo messo l'immagine per Grazie. la pausa adatta al coffee break. Quindi le ridò il ruolo di relatore, le arriverà di nuovo il messaggino sul desktop, le chiedo di accettare e noi vedremo di nuovo il suo schermo. Eccoci, ci siamo con lo Eccoci schermo. qua, ci siamo, perfetto. Perfetto. Allora, bentornato a tutti, a chi sta tornando. Quindi se abbiamo dei dati di esito e li visualizziamo sulla chat, quindi dovrei aprire. Sì, allora se lei vuole, chiediamo a Ilaria un intervento, se li legge direttamente lei dalla regia. Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, sì, sono scritti non nella chat, dottore, ma nelle domande, quindi non credo che lei possa visionarle. Allora, diciamo che ci sono dei parametri molto discordanti, quindi abbiamo dei parametri molto bassi, andiamo dai 18 ai 20 ai 25 secondi, per poi salire completamente dai 40 in su, quindi 40, 50, 1 minuto, 1 minuto e 13. Quindi abbiamo questo gap molto vario, ecco. Benissimo, perché è interessante. Adesso spiegherò sui vari, grazie innanzitutto, spiegherò sui vari valori tramite la tabella che adesso vi faccio vedere. Eccola qua, si vede la tabella, vero? Si vede tutto il Sì, video? la vediamo. Io vorrei soltanto aggiungere a questi valori che legge Ilaria dalle domande, anche la dottoressa Di Luzio, insomma, la nostra relatrice, ci scrive 30 secondi lei, 20 secondi Guido, quindi ecco un altro valore aggiunto rispetto a quelli condivisi con chi ci segue. 30 secondi la dottoressa e non, ho perso il E resto. mi scrive 20 secondi Guido, quindi Perfetto. immagino. Ok. Perfetto. Buongiorno dottoressa. Quindi questa tabella ci va, come la leggiamo? È una tabella che risale agli anni 63 che noi abbiamo riscritto e rifatto con valori nuovi proprio perché abbiamo fatto una ricerca sperimentale su capnografia e pausa massima autogenerata, autoeseguita, che non è scevra da errori, sebbene la pausa massima, quella è, tanto posso fare che trattengo e quindi più di lì non vado. I secondi che avete visto vanno intorno tra i 20 e il minuto, quindi siamo, come vede il cursore, tra un 4,0% e 5,5%, quindi va da sé, andando sull'estrema sinistra, che c'è un'iperventilazione di base cronica e un disease presente. Il disease presente potrebbe essere nascosto, potrebbe essere lieve, potrebbe essere qualsiasi problematica. Cosa ci racconta questa tabella? Che innanzitutto arrivare a 60 secondi, scusate, a 40
6,5% millimetri di mercurio vuol dire fare una pausa massima di 1 minuto e mezzo. E questi sono dati indicativi e parametrati in maniera ormai riconosciuta. Questo noi lo abbiamo negli atleti nelle squadre di pattinaggio che seguiamo, che arrivano a 90 secondi, abbiamo delle ragazzine che arrivano a 2 minuti, pure troppo. E statisticamente l'uomo adesso, dopo la rivoluzione industriale, si è fermato intorno ai 40 secondi, 40-45 secondi, per noi già un dato ottimale. Quindi vuol dire avere 4,5 mm, 4,5%, 32 mm di mercurio. Seguiamo e abbiamo anche come consulenti, fra l'altro, diversi medici, di cui due sono anestesisti, e ci raccontano come la misurazione della parametrazione dei millimetri di mercurio durante le sale operatorie siano tutti finalizzati all'operazione in corso, ma è comunque riconosciuto che se non sei almeno a 36 mm di mercurio, può esserci la condizione in cui non ti fanno fare, non ti sottopongono all'operazione. Qui parlo per esperienza personale, perché mia madre, malata di cuore, non è stata sottoposta a intervento chirurgico di dissecazione aorta, e quindi riparazione, insomma, dell'aorta, perché aveva una CO2 molto bassa, era sui 28-30 mm di mercurio. Quindi hanno procrastinato l'operazione, e nel frattempo gli hanno appunto messo CO2, l'hanno intubata alla CO2, non intubata, l'hanno fornita alla CO2. Quindi per noi, a livello di benessere e di salute, stiamo vedendo epigeneticamente come siamo cambiati. Quindi per coloro che stanno seguendo i webinar e che erano dai 40 secondi in su, mediamente, indicativamente, statisticamente, hanno una buona ritenzione di CO2. Chi sta sui 20 secondi non è un'ottimale ritenzione di CO2, ha un livello di tolleranza all'incremento di CO2 molto basso. Quindi, se dovessi assegnare degli esercizi respiratori volti e finalizzati a migliorare questo tipo di valore, dovremmo andare molto cautamente, perché il cervello rettile, appunto dei 20 secondi, diciamo così, è molto sensibile. E il rettile, se facciamola come se fosse veramente l'animale rettile, non il Labrador, che è più simboleggiato dal cervello emotivo, il rettile, se tu gli poni la mano, non capisce se è una carezza o è un attacco, e quindi o scappa o fugge. Quindi addestrare un rettile è molto difficile, e per quello ci sono delle metodiche di coaching e di esercizi che usiamo molto particolari per riuscire a innalzare il livello di CO2. Questo è interessantissimo, perché sotto i 28 mm di mercurio l'asmatico rientra in asma. E noi lavoriamo tantissimo con chi soffre di asma, e l'asma è una malattia epigenetica. L'asma sostanzialmente è la parte più ancestrale del sistema non intelligente del vago, che, volta a prepararti alla morte, fa broncocostrizione. Quindi l'asma, semplicemente, così dicendo, è una patologia che si può lavorare e migliorare attraverso tutto ciò che è stile di vita, prima ancora di magari far uso, quando è necessario, di medicinali, di farmaci. Anche la apnea notturna, anche il reflusso gastroesofageo, sono tutte condizioni che ci riportano a una HRV molto ben delineata e molto ben specifica, che conosciamo bene, e quindi sono parti del sistema nervoso autonomo che cessano di lavorare in maniera ottimale e ci causano appunto broncocostrizione. E questi sono stati emotivi che ci portano appunto avere queste fasi di problematiche. Questo quindi è un quadro su quello che possiamo fare per quanto riguarda la CO2, e quello che possiamo fare non solo a livello di benessere, a livello di tranquillità, chiamiamolo così, mentale, ma a livello anche di attività motoria, quindi per gli sportivi. Tenete conto che il nostro riferimento nello sport, per quanto riguarda, grazie Giorgio per il gancio che mi stai dando, mi stava sfuggendo. Per
Per quanto riguarda gli sportivi, il nostro riferimento è, non mi ricordo il nome dell'atleta, ce l'ho sulla punta della lingua, adesso arriverà, un'atleta americana che ha vinto la medaglia d'oro dei 400 metri lineari a Londra 2016. Lei, fra l'altro ci siamo scritti, lei si è allenata 6 anni per riuscire a correre il giro della morte, chiamato così 400 metri lineari, respirando solo dal naso, evitando ogni tipo di iperventilazione. Io non so realmente lei come abbia fatto. Noi abbiamo pattinatori, e parlo degli anni 2015-2016, Noemi è una pattinatrice romana molto forte, che si è fatta montare il disco, si dice in gergo. Loro hanno un disco sul quale si muovono, fanno delle movenze e fanno salti, trottole, figure artistiche, e questo disco si è fatto montare dal coreografo basato sulle respirazioni, sulla capacità di riportare subito la respirazione nasale. Cosa vuol dire? Quando noi respiriamo dal naso, respiriamo correttamente; quando respiriamo dalla bocca, dobbiamo farlo solo in caso di necessità, perché l'organo del respiro è il naso, la bocca è per mangiare. Purtroppo ancora oggi ci insegnano di respirare naso-bocca ed è la cosa più sbagliata che si possa fare. Detto questo, sul quale mi piacerebbe anche confrontarci dopo, Giorgio mi dice della mascherina. La mascherina è un anno che ci stiamo lavorando, e infatti a breve uscirà una mascherina che abbiamo sviluppato come concept con Enzo, dottor Soresi. E pensate, ci è voluto un anno di lavoro per quanto riguarda la manifattura della mascherina, perché le mascherine portano tanti benefici tanto quanto non benefici. Quindi la mascherina co cosa può fare? La mascherina può aumentare il tasso di CO2 ricaptato a livello di inspirazione, perché noi, mettendo la mascherina, la CO2 rimane nella mascherina e quando inspiriamo la riacquisiamo, quindi ci alza il livello. Sarebbe buono, perché ce l'abbasso, dice: no, uso la mascherina, mi alza il livello. Il problema è che non lo misuriamo, non sappiamo di quanto ce lo rialza. E non lo sappiamo perché non gestiamo la mascherina a orari ben definiti. Soprattutto chi è un professionista, libero professionista, se ha il test, se ha la visita, non sta sempre con la mascherina. Un dentista sta sempre con la mascherina tutto il giorno, anche da prima del Covid, e un maestro sta sempre con la mascherina, un ragazzo a scuola sta sempre con la mascherina, in DAD sta sempre con la mascherina. Quindi queste sono variabili molto importanti. Quanto tempo ci sta? Che tipo di mascherina è? Che tipo di CO2? Che livello di CO2 ha? Perché se qui abbiamo due di voi che stanno a 20, a qualcuno la CO2 può salire tantissimo, che fa sì che poi iperventili, perché sale talmente tanto, oltre il famoso 6,5%, vediamo qui oltre 46 mm di mercurio, che quando se la leva, ma anche durante la mascherina, iperventila. Quindi in tante persone la mascherina dà fastidio, portano iperventilazione, la cronicizza, in tante persone fa girare la testa perché rialza quel minimo che finalmente ossigena il cervello, che era un po' spento, pieno di CO2, e quindi iperossigenandosi il cervello gira la testa. Quindi la mascherina può essere sì positiva, non positiva. L'importante sarebbe misurarsi la pausa massima o misurarsi la CO2 per vedere su ogni persona quanto poter mettere la mascherina. Il mio consiglio ogni tanto è quello di abbassare un po' la mascherina al naso quando siamo da soli o a distanze di sicurezza, in maniera tale da respirare dal naso e fare emissione di ossigeno e anidride carbonica senza far intervenire la bocca. Questo è uno dei consigli. Per quanto riguarda lo sport, la mascherina levarsela, anche perché se siamo in sport all'aria aperta è meglio non tenerla, e quindi le distanze sociali ci sono ed è autorizzata dal DPCM il togliersi la mascherina. Per quanto riguarda, andiamo a fondo, la maschera usata per simulare l'altezza e quindi la mancanza di ossigeno, quello anche lì è un concetto un po' sbagliato, perché il livello di assuefazione alle altezze e quindi l'intervento dei glomi carotidei per la richiesta di ossigeno e quindi tutto quel circolo che ti porta ad adattarti, ci vuole una settimana. Dopo i 2000 metri ci vuole una settimana per ogni 500 metri di salita. Quindi com'è possibile con una mascherina riuscire a simulare le altezze, quindi lipo-ossigenazione, in 40 minuti di allenamento, un'ora di allenamento? Chiaramente va da sé che no, che non torna. E infatti sono molto
Ci sono risultati evidenti su squadre che andavano ad allenarsi negli altipiani delle Ande proprio per riuscire a fare mondiali in Brasile, se non sbaglio, e non ebbero un buon risultato perché non ci stettero più di 2 settimane. Quindi queste sono, è un po' una panoramica per quanto riguarda la respirazione. Per l'HRV, nostra croce e delizia, quindi entriamo in parametri biofisici, frequenze. L'HRV ha delle caratteristiche molto particolari. Quella a sinistra è un istogramma, quindi vedete, aspettate, Giorgio, giustamente dalla regia arrivano consigli. Giorgio, leggo e intervengo subito. Bisogna trattenere il respiro dopo aver fatto l'ispirazione? Sì, quello è naturale, cioè il ciclo respiratorio prevedeva, prima della rivoluzione industriale, addirittura negli anni antecedenti, si respirava dai 4 a 6 atti respiratori al minuto. Ora siamo da 12 ai 16, sono considerati normali. Noi abbiamo clienti che hanno 21-22 atti respiratori. Vuol dire che il classico ciclo sinusoidale, dove c'è pausa, inspirazione, pausa, espirazione, pausa, quindi un 2-2-2-2, per esempio, per parlare di coerenza o circolarità, non viene rispettato. E quindi solitamente la maggior parte delle persone non esegue la pausa naturale tra l'inspirazione e l'espirazione. Sì, Giorgio, va benissimo quello che proponi, perché è facile farlo anche a distanza. Noi lo facciamo a distanza, insegnare a respirare e soprattutto avere un metodo per poter poi valutare la respirazione. Quindi questa dei 40 secondi è per esempio inserito nel SincroLab. Coloro che non possono avere un capnografo a casa hanno il test di automisurazione. Quindi l'HRV, noi usiamo questo tipo di dispositivo. Vi anticipo che, e qui faccio un po' di pubblicità a quello che stiamo facendo, perché comunque è finalizzato al benessere delle persone, tutto quel metodo di rilevazione HRV che adesso vedete rappresentato soprattutto nella porzione rosa dell'istogramma, le VLF, negli strumenti che ci sono adesso, le VLF spesso e volentieri non vengono rilevate, anche perché la metodica di rilevazione è un po' sbagliata. Cioè la fascia, se non è una fascia di qualità, non riesce, e se non è posizionata bene, non riesce a ricavare i dati di VLF, perché sono dati di oscillazione di frequenze molto 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 basse. Sono cambiamenti più lenti del ritmo. E come vedete nella parte destra, punto 1, è direttamente correlata con le attività di termoregolazione corporea e al ciclo ormonale. Quindi quelle VLF alte a sinistra vuol dire che c'è un'inerzia dovuta all'attivazione del sistema simpatico e parasimpatico a destra. Quindi andiamo a illustrare bene. Sinistra, inerzia di lavoro, e quindi inerzia di lavoro vuol dire che il talamo, tramite l'assa HPA, ha lavorato su ipofisi e ipotalamo, ha iniziato a fare secrezione ormonale. L'inerzia è questa. Io sto guidando la macchina, qualcuno sta per venirmi addosso, come ieri sera un ciclista. Inizialmente c'è un'attivazione immediata di neurotrasmettitori. Questi neurotrasmettitori, poi, se lo stress continua, o comunque sia, anche se lo stress finisce subito perché ho scansato la macchina e la bicicletta, si attiva uno scarico ormonale che, per esempio, può far produrre cortisolo alle corticali del surrene. Se lo stress è cronico, questa attivazione ormonale va in inerzia per molto tempo. Ecco, le VLF ci parlano di quello, solo che non sappiamo quale tipo di secrezione ormonale è. E noi abbiamo tracciato un'ipotesi per vedere, attraverso l'uso di variabili indipendenti, se l'ipotesi diventa legge. E da qui ci conferma la teoria. Quindi è molto ambizioso quello che abbiamo fatto, molto 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 ambizioso come design pre-sperimentale, e ci ha impegnato 3 mesi. La parte dell'istogramma celeste è la parte dell'attivazione simpatica, quindi è il gas dell'acceleratore. Come spiegarlo a clienti? Come l'acceleratore spinge. Il giallo è il freno, quindi se il giallo è giù, il freno è stato elevato, acceleratore a 1000. Una buona HRV vuole che il giallo e l'acceleratore celeste siano staccati fra di loro, non siano attaccati, perché altrimenti lì c'è un problema. Questa è proprio la base dell'HRV.
per poter parlare di attivazione del sistema simpatico e parasimpatico, dove subentra la teoria polivagale di Forges, che noi sulla parte gialla riconosciamo il compito di mediazione del vago intelligente, perché il vago lo chiamano intelligente perché va a prendere un po' del vago dorsale di MNX, la parte più tosta, infatti la parte sta nel tratto solitario, che fa vasocostrizione, broncocostrizione. Ed è quella fa, quella ne prende un po' in utilizzo il vago intelligente per poterci mettere in socialità, per poterci mettere in condizione di stare insieme alle altre persone. E cosa fa il vago intelligente? Modula l'energia usando anche funzioni, compiti e ruoli del vago dorsale, visto che è il solito nervo. Eccola come l'HRV varia. Come l'HRV. Purtroppo parlando di variabilità, non, è ormai non superato, però è ormai un po' vecchio il concetto di poter valutare overreaching, overtraining, quindi se sto troppo sul simpatico sono in sovrallenamento o in sovraffaticamento. È un po' superato perché fare le letture sotto il profilo della teoria polivagale di Porges è veramente interessante, per quello ci serve il capnografo, perché il capnografo, come scritto e registrato nella parte più importante del brevetto, è quello strumento che ti dice quando sei in una broncocostrizione grave. Perché se a me sono sotto stress, sono sotto uno stato di freezing e mi si alza tanto la CO2, sono in broncocostrizione, quindi non sto bene, sto andando nel premorte, si direbbe in gergo. E quindi questo premorte oggi lo leggiamo in dissociazione fisica, in dissociazione mentale, quindi una situazione dove la persona non è associata all'ambiente in tutti i sensi. Quindi andiamo a vedere cosa abbiamo fatto. Qui, per esempio, è un atleta di alto livello che seguiamo, non fa parte dei quattro atleti perché nel periodo di rilevazione, qui eravamo a Singapore, siamo stati a ottobre, fino a ottobre a Singapore, prima dell'ultimo lockdown, e dovevamo fare l'incontro, doveva fare l'incontro per la cintura. Lui indossa il sensore di movimento in questo momento e nell'incontro per la cintura purtroppo siamo dovuti tornare indietro a Singapore perché l'avversario aveva contratto il Covid proprio nel viaggio verso Singapore. Quindi quell'incontro lì è saltato e siamo ritornati a questo fine mese. Sempre Mustafa, che è un atleta di kickboxing, trovate Mustafa Aida sulla pagina sua Wikipedia, un fortissimo lottatore. Lui ci ha aiutato molto sotto certi aspetti perché avere una Ferrari in studio ci consente poi di capire bene come va la nostra macchina. Quindi in studio noi cerchiamo sempre e siamo fortunati perché abbiamo sia Ferrari sia non Ferrari, no? Passatemi il termine. Quindi avere persone patologiche, tipo abbiamo morbi di Marfan, sindrome di Steinhardt, bambini autistici, ecco. Che fra l'altro stanno tutti insieme, questo è molto bello, possono fare lezione insieme spesso e volentieri. Questo ci consente di avere un quadro generale molto più ampio su tutti i valori che andiamo a misurare. Quindi il metodo ha previsto una ricerca sperimentale entro pre-sperimentale, qui mi sono scordato il pre, entro i soggetti. Vuol dire, non c'è un gruppo di controllo, ecco perché è pre-sperimentale, non ha tutto quell'organizzazione che prevede fare uno studio di ricerca un po' più serio e validato scientificamente, come abbiamo fatto negli anni scorsi sulla verticalità, sulla propriocezione. E quindi entro i soggetti, vuol dire il gruppo di controllo lo facciamo sui soggetti, facciamo un T0. Il T0 che è stato fatto a dicembre, mi sembra il 9, rilevazione di SincroLab, vuol dire SincroLab è il sistema nervoso autonomico, che è la parte di HRV, è la parte di capnografo, rilevazione della parte del movimento, sistema nervoso somatico con i sensori che avete visto prima, quello è un altro brevetto, e rilevazione di cortisolo salivare. Quindi i quattro atleti sono andati in un laboratorio, hanno rilevato il cortisolo salivare sotto le indicazioni del dottor Soresi e poi abbiamo fatto rilevazione nello stesso giorno e analisi del capello, fatta in studio, grazie allo strumento di Giorgio. Abbiamo fatto 3 mesi di manipolazione variabile.
Perché 3 mesi? Perché sappiamo da Stanton che l'adattamento epigenetico che il capello mi può dare va su un lasso di 3 mesi. Quindi questa è la variabilità e il lasso temporale di ogni strumentazione. Va bene? Cosa abbiamo variato? Abbiamo cercato di stare dentro 3 variabili, di stile di vita, adesso vediamo cosa, di dieta sulla qualitativa, perché noi, pur essendoci degli studenti nutrizionisti, biologi nutrizionisti, abbiamo dei collaboratori che sono biologi nutrizionisti, i consigli sono stati dati, non è stata variata la dieta, non è stata fatta una dieta in maniera impattante, ma solo sulla qualità degli alimenti, poi vediamo, o su certi tipi di alimenti. Per quanto riguarda il movimento è stato usato il metodo bottom-up, quindi l'influenza dell'ambiente, simulata da noi attraverso un ambiente ricreato ad hoc. Il T0, dopo 3 mesi, ha previsto, no, scusate, il T0 durante i 3 mesi ha previsto una rilevazione di HRV settimanale continua. Perché? E questo è importante perché il capello ha un lasso di tempo di adattamento epigenetico di almeno 3 mesi. Chiaramente, se io faccio il capello oggi ho un frame significa una finestra dove già ho delle indicazioni. Ecco perché il professionista è voluto che ha un metodo già da una prima indicazione di dati, riesce a immaginare, a capire e a indirizzare il suo intervento confrontando i dati anamnestici che possono essere relativi alla propria professione. L'HRV ha una capacità e una necessità appunto, di editing dell'andamento settimanale. Quindi io da un HRV che sono esperto nell'HRV ormai da quasi 11 anni per quanto riguarda il vecchio HRV, da qualche tempo per quanto riguarda la teoria di Porges, da un HRV, da come si muove la persona, da come muove i muscoli facciali della persona, quindi come si emoziona e come fa vedere il suo comportamento, riesco a creare da una prima immagine quello che potrebbe essere, ma non mi faccio la previsione, non mi faccio solo sorprendere dalla rilevazione. Quindi è importante non lavorare sul dato, questo è il consiglio che vi do spassionato, lavorate sulla persona, sul metodo, il dato vi conferma o meno quello che state facendo. Il T1 l'abbiamo fatto settimana scorsa, quindi dopo il T0, dopo 3 mesi, abbiamo ripetuto tutte le rilevazioni. Quindi naturalmente l'HRV è stata continuativa, la capnografia è stata continuativa insieme all'HRV, abbiamo ripetuto le analisi salivari, i risultati sono arrivati questo venerdì se non erro, quindi siamo proprio nei tempi giustissimi e per quanto riguarda il capello abbiamo ripetuto il capello. Nello stesso giorno in cui sono stati fatti le analisi salivari. Quindi andiamo a vedere cosa è successo. Abbiamo fino alle 13, quindi penso di tenere di fare i tempi per mezzogiorno e 30, in modo tale da lasciarsi mezz'ora, 20 minuti di discussione, se presente, se no di approfondimento di alcuni dati. Questa è la piattaforma su cui lavoriamo. Lo studio è denominato sia longitudinale che trasversale in analisi dati. Cosa vuol dire? È un pre-sperimentale. Sostanzialmente in questo pre-sperimentale noi facciamo un po' come vogliamo, cioè usiamo tutte le nostre competenze a livello di ricerca per poter dare manipolazione dei dati. Noi dobbiamo valutare la potenza di ogni variabile, quindi vedere se c'è una rispondibilità, una validità interna. Con più variabili, quando ci sono più variabili tipo la dieta, una persona ha cambiato stile di vita, dieta, allenamento, qual è quella che mi ha dato più risultato o nessun risultato? Ci sono dei grafici, che grafici sono delle elaborazioni che poi portano a un grafico che farà il nostro analista dati e che presenterà immediatamente, penso, nella settimana prossima, perché comunque i dati, pur essendo un pre-sperimentale, sono tanti. E poi facciamo naturalmente il calcolo della media, deviazione standard e eventualmente una standardizzazione dei dati che è nostra, perché non è rapportabile a un campionamento naturalmente della popolazione. Qui siamo in studio sempre a fare de delle rilevazioni. Trattandosi sostanzialmente di studio dentro soggetti, entro i soggetti, senza controllo, scusate, eccoci.
Trattandosi sostanzialmente di studi entro soggetti con T0, T1 senza controllo, è prioritariamente uno studio longitudinale. Quindi longitudinale vuol dire che valuta ogni atleta nel suo andamento. Trasversale è valutare su tutti gli atleti cosa è successo. Quindi non ha molta attendibilità, però l'abbiamo fatto uguale sotto un concetto che vi illustreremo alla fine. Sono state variate le variabili indipendenti, quindi manipolate, come sempre ho detto, stile di vita, dieta e movimento, a seconda di come usciva la VLF dell'HRV. Quindi quella VLF, quel colore rosa, secondo noi che cos'era? Quindi per variare quel secondo noi che cos'era, abbiamo fatto una variazione di stile di vita, di movimento o di dieta. Questo è un test di leg raise, durante, questo è un ex giocatore fiorentina degli anni 70, fortissimo. Atleta 1. Atleta 1 era la ragazza di atletica. Lei ha diminuito l'esposizione al personal computer perché, per esempio, da capello veniva fuori un problema di esposizione, vedrete. Dieta ha aumentato la frutta a colazione, allenamento invariato. Quindi, come vedete, qui ci sono due variabili. Atleta 2, il ragazzo del basket, ha tolto il tonno. Adesso vedremo perché. Stile di vita invariato, allenamento invariato. Interessante, molto interessante. Quella a sinistra, questa ragazza, splendida atleta di pattinaggio, è invece una campionessa europea che 2 anni fa, 2019, viola. Con lei, su di lei abbiamo lavorato tantissimo per quanto riguarda l'HRV. Proprio perché lei aveva un HRV di dissociazione incredibile, quindi la variazione dell'allenamento prima appunto dell'allenamento di gara inteso del pattinaggio, aveva delle modalità particolari che abbiamo trasferito anche al suo allenatore, altrimenti lei non si attivava, era dissociata completamente, sempre sotto ossitocina. Infatti è una ragazza tranquillissima. Atleta 3 è l'ex nuotatrice agonista, avvocato. Quindi vita tremenda adesso. Lei ha tolto il glutine, è quella che ha avuto più risultato. Ha tolto il glutine, ha fatto un'integrazione di N-acetilcisteina, vedremo perché. Movimento dedicato, stile di vita sostanzialmente invariato. L'atleta 4, 49enne, stile pesista, stile di vita peggiorato qualitativamente, è un'imprenditrice, quindi ha avuto un periodo, chiaramente gli imprenditori in questo periodo non è che siano tutte rose e fiori, soprattutto a chi sta a contatto con il pubblico. Dieta non quantitativamente idonea, quindi era in ipocalorica quantitativa, appunto, qualitativamente ineccepibile, da una valutazione sommaria riguardo alla neuroinfiammazione, qui è molto sintetizzata, cioè a tutti gli alimenti che purtroppo attraversano la barriera ematointestinale, intestinale, quindi vanno a creare neuroinfiammazione. Stiamo parlando di allergeni. Allenamenti intensificati, cioè questa persona, nonostante il periodo un po' così, diciamo, ha voluto sfogarsi in questo senso, ma noi ha fatto gioco perché abbiamo analizzato in questo senso l'HRV in maniera molto particolare. Quindi questa è la nostra postazione, questa è la nostra collaboratrice che sta lavorando. Questa postazione è direttamente sull'area di lavoro di movimento bottom-up, quindi è innovativo questo concept, come diceva Giorgio, nel nostro studio, perché abbiamo la stanzina da dove sto parlando adesso per fare rilevazione del movimento e tutte le rilevazioni che possiamo fare, visto che sono tutte in Bluetooth, tutte lavorabili a distanza, addirittura sulla app. Ma quella parte lì che vedete in foto è direttamente collegata allo studio dove si fa il movimento. Quindi noi facciamo test, movimento, test, movimento, test. Il movimento è respirazione inizialmente, stiamo parlando di quello, quindi non facciamo nessun altro movimento se non la respirazione. Come avete visto, è impossibile deglutire mentre sto inspirando. Quindi, se è impossibile deglutire mentre sto inspirando, immaginatevi muoversi senza valutare la respirazione. Infatti, per chi di voi fa attività fitness sportiva o è atleta, immaginate, portatevi nel momento in cui state facendo attività. State correndo, state sollevando dei pesi, state facendo qualsiasi tipo di attività. È vero o no che parte l'attività e poi settate il respiro e quel respiro poi rimane alterato anche dopo?
e non avete mai pensato a settare il respiro e poi farci l'attività sopra. Questo è un paradigma totalmente nuovo per quanto riguarda l'allenamento di strength conditioning, quindi preparazione atletica, e tutti gli atleti che passano da qua imparano a fare questo, quindi a settare la respirazione prima di muoversi, perché così funziona. Quindi la rilevazione dati è avvenuta attraverso un software con algoritmi validati in bibliografia medica e clinica. HRV e capnografia dispongono di studi sperimentali in ambito di sport professionistici relativi a validità di costrutto e Compset. Il sensore inerziale possiede rilevazioni dati sia su base di fisica newtoniana, quindi basilare, tre leggi della dinamica, che su base di biofisica, quindi ha delle trasformate di Fourier, ricaviamo le frequenze, quindi un sensore veramente interessante dal punto di vista operativo e ce n'era la necessità. Soprattutto ce n'era la necessità per chi si occupa di metodi biofisici. La rilevazione è avvenuta in ambiente controllato e sempre alle solite fasce orarie per ciascun atleta. Questa è stata la base. Importantissimo, non si può variare la fascia oraria dell'atleta, altrimenti, come dicevo prima, si compie un errore sistematico. È stato annullato l'effetto Rosenthal, in quanto l'analisi dei dati di SincroLab, HRV, capnografia, sensore con il movimento, è stata suddivisa tra i vari componenti dello staff. Quindi l'effetto Pigmalione, effetto l'avverarsi la profezia che ognuno dei ricercatori ha, viene levato facendo ognuno una rilevazione diversa e cambiandocela. Andiamo a vedere l'atleta 1, ripeto, atletica. Come vedete a destra, l'ho messo apposta, sul margine destro dello schermo, è una curiosità, è un giocattolo della Lego che abbiamo studiato per far capire alle persone come facciamo a stare in piedi. Quindi di là lo stanno insegnando, nella parte di studio dove stanno facendo il corso fasciale. Qua lo vediamo perché quelle catenelle sono semplicemente le nostre linee fasciali. Noi pensiamo di stare in piedi come se fosse un mattone, un muro di mattoni fatto a mattoni sovrapposti. In realtà noi stiamo in piedi per forze di compressione, ma per forze anche di pulling, di trazione. Anzi, le forze di trazione sono quelle più importanti per stare in piedi. E questo tipo di lavoro interviene in tutto ciò che stiamo facendo, perché come sapete, il movimento interviene nel sistema nervoso periferico e da lì ci permette la registrazione di abitudini. Questo è un esito di capnografia. Non sono io l'atleta, l'atleta è schermato per non far vedere appunto chi è, per privacy, anche se ci hanno autorizzato la privacy. Quindi qui, come vedete, ha una media di 35 mm di mercurio. Non è malaccio, ha una media di atti respiratori 17 al minuto, massima 24, la più bassa 1. 35, non male, non male. Questo è quello che è successo il 9 dicembre 2020 per la ragazza del 94, cortisolo salivare a 22,90. Ricordatevi il dato, è parecchio alto, molto alto. Quindi cortisolemia alta. Noi cosa intendiamo per questo valore? Perché siamo andati sul cortisolo. Come sempre andiamo a cercare una variabile prima di tutto sia accreditata clinicamente e scientificamente, ma poi che sia una variabile che comprenda altre variabili. Certo, se facessimo un'analisi del sangue potremmo vedere il cortisolo rispetto al testosterone, vedere le CPK, andare a vedere vasopressina, tutti quegli ormoni che in un'attivazione stressogena entrano in campo. Il cortisolo è l'ormone dello stress più riconosciuto, più facile da misurare, con un test salivare velocissimo, attendibile e valido, e questo abbiamo fatto. Nello studio ci approcciamo in questo momento, faremo un'analisi del sangue per l'ossitocina, ma adesso ne parleremo. Quindi qui ci sono delle HRV di questa ragazza che fa atletica, e nella prima HRV andiamo a vedere che, come vi ho prima insegnato, diciamo così, la parte gialla e la parte blu, aia, coincidono un po', però eccoci qua. Ecco l'HRV, ecco l'analisi delle frequenze. Uno direbbe: caspita, Andrea, mi hai detto che se blu e giallo coincidono c'è un problema. Sì, ma nel tempo, se noi avessimo nel tempo questa HRV continuamente così, ok, esatto, coincidono e quindi c'è un problema. Questo invece è un frame, quindi mi sta dicendo:
Sostanzialmente, e questo è l'approccio che dobbiamo fare nell'HRV, che c'è un'attivazione simpatica presente, c'è anche un freno vagale del parasimpatico presente che può essere intervenuto in questo momento. Noi stiamo facendo un fermo immagine, come se una persona stesse correndo accanto a noi, noi non la vediamo, ci giriamo per guardarla e la fermiamo lì. Quindi vediamo un'anca flessa e diciamo, forse sta facendo il passo di sinistra, ecco. Forse lei sta facendo un freno vagale su un'attivazione simpatica ed è proprio così. Questo è un freno vagale in azione in questo momento su un'attivazione simpatica. Che dato abbiamo per coloro che si occupano di HRV e poi non voglio andare troppo a fondo perché altrimenti diventa una formazione sull'HRV. Cosa abbiamo di dato importante sul dominio del tempo? L'HRV ci dà un dominio del tempo, che è quella parolina in alto a sinistra, la seconda, la penultima, RMSSD che è un 40. Ci dà l'indice di, diciamo, healthy, di benessere del sistema parasimpatico. Quindi il sistema vagale di questo atleta non è male, ci fa intendere che questa frequenza ci sta facendo vedere probabilmente nel tempo una frequenza che ci dice il nervo vago è bello reattivo, benché a tutta la parte sinistra ci stia dicendo attenzione perché qui c'è un'attivazione simpatica interessante in corso, un'inerzia di attivazione di termoregolazione, quindi di attivazione ormonale in corso, sta frenando. L'istogramma ci sta raccontando che la macchina ha fatto come un'accelerata, sta frenando. Infatti, sotto un grafichino che chi ha costruito questo tipo di attrezzo si dice: guarda, sta più sul parasimpatico. Esatto, confermiamo. A destra, invece, abbiamo un esito di una persona veramente in forma, attivissima. Se mi arriva l'atleta così, io lo faccio allenare rapidissimamente perché è pieno di energie, freno elevato, non ha stress, diciamo, riportato a livello di termoregolazione. Questa è una situazione in cui ho un atleta pronto a spingere e ho la macchina già attivata. Vi faccio un esempio perché mi piace sempre riportare la parte pratica perché tutte queste analisi vengono da chi lavora sul campo, da chi si sporca le mani, come dico sempre. Se io avessi l'atleta che 2 settimane fa mi era pronto così prima di entrare sul ring a Singapore, io ero felicissimo. In realtà non era così, era un pochino più frenato. Quindi prima di montare sul ring, nelle fasi di riscaldamento, ma addirittura nella fase dietro, prima di trasferimento dal pre-ring al ring, noi abbiamo dovuto farlo attivare, perché altrimenti non sarebbe attivato così. E se non sarà attivato così vuol dire che gli necessita un round, 2 round, perché si tratta di 3, 6 minuti, e di qualche cazzotto preso e ricevuto bene per potersi attivare, se si attiva. Quindi qui in questo momento l'atleta era perfettamente in forma e l'abbiamo fatta lavorare. Cosa succede? Succede che va bene l'atleta, come sempre, la slide di sinistra, il frame di sinistra è ottimo, va benissimo sempre, sta frenando un po', ma molto bene. Nella parte destra è sempre attivata molto e sta comunque frenando. Quindi vedete, è una persona che in parte vi riporta un'attivazione simpatica molto elevata, che può far presupporre che ci sia una cortisolemia poi successiva. Perché questa atleta è sempre così. Ah, vedete, torno indietro. Solo una volta mi fa vedere delle VLF alte, che sono cortisolemia, ma lei è sempre in simpatico attivato, quindi nelle fasi di riposo è presumibile che lei abbia del cortisolo alto e infatti così è. Nella parte destra finale vedete questa scaletta perfetta, questo è quello che noi vorremmo da tutti gli atleti, uno stato così posto. Magari averlo così, questi sono dati quasi perfetti. Infatti, sono usciti. Questo è l'HRV di venerdì. Andiamo a fare il pre e post. Giorgio, se ci sei qui, se vuoi intervenire, via libera. Il pre e Sì, post ci sono. del la prima parte. Ecco perché l'atleta ha levato il computer, perché c'era una sfida ambientale da ridurre, da combattere. E quindi qui poi ci dà tutti i segnalatori. Come Giorgio interpreta in maniera sicuramente migliore di me, ci dà un indice di rilevanza epigenetica, cosa e come dall'ambiente sta interferendo sulla cellula e su tutti i tessuti, e quindi ci dà delle prime indicazioni dove a sinistra ci dice sintesi proteica,
metabolismo degli zuccheri sono la prima fase dello stress e controllare le pesci. Quindi poi sistema adrenergico, e infatti qui il match biofisico di uno strumento biofisico su un altro strumento biofisico che hanno tutti e due i tempi di adattamento epigenetico diversi, però c'è un match e quindi ci dà tutti i consigli successivi poi di supporto nutritivo, di marcatori su vitamine, sull'immunità, che adesso comunque vado a evidenziare. Dopo i 3 mesi, come vedete, la sfida ambientale ha avuto successo, perché non è più al primo posto, ma in questo momento al primo posto c'è una carenza di minerali probabilmente relativa a un equilibrio microbico intestinale che viene segnalato poi successivamente anche un po' più problematiche. Quindi ci sono sempre sfide ambientali, ma come vedete il cambiamento c'è e viene segnalato. Per andare andando avanti, ecco, e poi i grafici a torta ci dicono cosa è importante per avere un sistema di supporto ottimale, sia nutritivo sia a livello di tutti i micronutrienti. Come sempre ci dà una scaletta di equilibrio microbico intestinale, produzione di energia, chiaramente, perché una cosa chiama l'altra, e quindi qui ecco il conoscere il metodo, conoscere come funziona il corpo. Questo è un sistema di un cruscotto che alla fine è come se accendesse delle spie e ti dice: guarda, quello che stai facendo ti porta su questo, e te lo dice in maniera molto approfondita, perché parla di salute cerebrale. Chiaramente se tu sei sempre stressato, se tu sei sempre a scappare dalla tigre, sarà difficile che tu abbia una salute cerebrale ottimale, sarà difficile che tu abbia un sistema intestinale che lavora bene, anche perché gli viene tolta energia. E infatti ti dice: metti produzione di energia. Sistema cardiovascolare, chiaro, lavori sempre, continuamente. E poi ci sono le variazioni sulla destra, e quindi qui è solo un esercizio di tempo, mettersi e valutare le priorità e le gerarchie di intervento, che sono la cosa più importante quando lavoriamo su molti dati e quando lavoriamo su persone che hanno bisogno di cura della salute. Quindi sicuramente questo lo chiedo a voi, e magari ci sarà anche nelle domande: quale sarebbe la gerarchia di intervento prioritaria per una persona che ha uno stress di questo tipo? Come vedete, i valori sono rimasti elevati. Quindi già io vi sto anticipando, con gli esiti di S-Drive, quelli che saranno i valori ematici, salivari, scusate, e quello che comunque l'HRV ci ha fatto già vedere. Quindi l'HRV ci ha detto che sostanzialmente non era malaccio, è migliorata l'atleta, perché le VLF che aveva alta a livello di cortisolemia, con andamento poi si sono un po' stabilizzate e ha avuto degli andamenti ottimali, si poteva allenare bene. Lei ha cambiato a livello epigenetico quello che veniva segnalato come disturbante a livello ambientale. Vedrete però che a livello di supporto e marcatore biologico immunitario ha bisogno sempre di aggiustarsi, perché comunque ha valori molto elevati. A livello di intestino ha batteri, virus che continuano a presentarsi sotto altri aspetti, perché ha della sensibilità, seppur migliorando. Infatti il valore scende a un supporto moderato, anche se l'equilibrio microbio intestinale è sempre un po' particolare. In effetti l'atleta ha dei problemi a livello intestinale. Gli segnalava il grano, perché in quel periodo erano le feste e l'atleta aveva mangiato un po' di più in quel senso. Poi nella sua abitudine non c'è, ecco perché non è stata segnata come variabile, perché è stata variata come stile di vita, ma era talmente corta a livello temporale, perché era stato un po' di giorni in cui era stata a casa, che non è di Firenze, e quindi aveva variato questo aspetto. Le frequenze, viene consigliato, visto telefono cellulare adesso, campi magnetici, quindi gli è stato consigliato tutte le EBIT che noi segnaliamo sempre, ma probabilmente avendo cambiato postazione in casa queste cose gli danno ancora fastidio. Vitamine, nettamente migliorato l'apporto, seppur segnala biotina e vitamina B3, adesso tutto il complesso vitaminico di cui aveva bisogno è sicuramente migliorato. Minerali,
segnala dei minerali tipo rame che prima non segnalava e che quindi adesso verranno posti sotto attenzione. Cioè, tutta questa analisi che io oggi vi riporto sarà interessante vedere magari se Giorgio vuol farlo fra qualche mese, riprendendo il capello e dando delle variabili ancora più impattanti per quanto riguarda appunto lo stile di vita e la nutrizione, perché adesso interveniamo in base agli esiti sulla parte nutrizionale. Qui c'è un problema di acido oleico che, come ci ricorda il dottor Pace, se non erro, se la memoria non mi fa danni, interviene per quanto riguarda la permeabilità della membrana plasmatica della cellula, quindi per la flessibilità, per la capacità di trasmissione dati. Adesso ha un problema infiammatorio, probabilmente acido arachidonico, quindi l'acido arachidonico omega 6 è un po' è lo starter della fiamma, dell'infiammazione. Quindi questa cortisolemia è diminuita? Sì, ma nel lungo tempo epigenetico ti porta a infiammazione? Probabile, per adesso ci sta dicendo che potrebbe essere così, quindi ci dà un'indicazione. A livello appunto di benessere c'erano delle radiazioni che lei ha totalmente azzerato, adesso ci sono dei metalli tossici, quindi questa parte dei metalli tossici sicuramente a livello ambientale dipendono da aria inspirata, alimentazione e interferenti endocrini, quindi EDCS. Quindi importante adesso lavorare sull'alimentazione, sugli additivi, anche sulle creme, su qualche detergente può usare che contenga metalli tossici, tipo i detergenti del deodorante, controllare sempre non ci sia alluminio. Questo è importante perché soprattutto il deodorante lo diamo sotto l'ascella, i linfonodi presenti si ingrossano e questo succede in molti atleti che usano tanto deodorante perché non si fanno la doccia tra un allenamento e l'altro, non perché siano sudici, anzi, ma perché fanno più variabili, più multifrequenze di allenamenti, quindi spesso e volentieri si cambiano maglietta. Si cambiano, entrano in pista, entrano dove devono andare nell'ambiente dopo la preparazione atletica, quindi non ci sarebbe tempo per fare la doccia, ma soprattutto la doccia non è consigliata se non fredda, perché la doccia cambia totalmente lo stato di attivazione dell'atleta e quindi si profumano perché non gli piace proprio apparire, insomma, sentirsi sporchi, e questo, se usi metalli tossici nel deodorante, fa questi danni e ce lo segnalano. Antiossidanti, appunto, come vedete, c'è una fiammella che si accende sull'omega 6 e subito qui c'è da pensare un attimo, soprattutto al coenzima Q10 che ce la racconta lunga, e quindi vedete che c'è un match importante. Aminoacidi per benessere ottimale, vengono segnati aminoacidi tipo la carnosina. Carnosina è quell'aminoacido che compone beta-alanina e glicina per smontare il lattato, si dice in gergo, e riportarlo a piruvato. Quindi sono aminoacidi che probabilmente in questo momento l'atleta ha bisogno perché sta producendo molto acido lattico. A livello di virus è nettamente migliorata anche se c'è una presenza di funghi, quindi anche lì bisogna stare attenti per quanto riguarda, per la parte dei funghi a me piace, e poi su quello ci possono essere dei confronti, piace mettere sempre sotto attenzione la parte alimentare sugli allergeni, perché molti funghi stanno sulla parte dei microvilli e entrano grazie al leaky gut, quindi all'intestino che gocciola, e quindi dipendono dall'alimentazione. Siamo nei tempi. Passiamo al secondo, no, siamo nei tempi, rimaniamo su lei, sull'atleta, e vedrete, se vi ricordate, il cortisolo era a 22, adesso è a 10, e vedete la data dell'8 marzo, è dimezzato il cortisolo. Quindi, sicuramente abbassando un po' il computer e aumentando la frutta a colazione, per abbassare il cortisolo si abbassa con gli zuccheri, lo sappiamo. Immediatamente dopo l'allenamento si prendono sempre delle integrazioni alimentari o non alimentari, dei preparati di frutta e di zucchero per abbassare il cortisolo. Anche perché il cortisolo stesso chiama agli zuccheri, chiama all'alimentazione zuccherina. L'atleta è felice di sentirsi più tranquilla. Questo, il feedback della persona è basilare, importante, perché è quel feedback che va a convergere con i dati più puri. Quindi noi vediamo dei dati di HRV dove la parte di ULF è sensibilmente diminuita. Se voi ricordate, il primo HRV aveva la rosa alta,
quello era la sintesi di un andamento che facciamo sull'atleta di HRV da quando ha ripreso ad allenarsi a ottobre. Lei ha durante questi 3 mesi avuto sempre HRV basso, come vedete, lo riporto indietro veloce, almeno lo vedete, eccolo qua, vedete basso, prima è alto, poi ha continuamente avuto un VLF basso. Quindi questo sta a significare che a livello di HRV ci conferma che le VLF si sono abbassate. Quindi l'ipotetico, appunto, la tesi sul cortisolo si è abbassata, il salivare ce lo dice, a livello di analisi del capello ci dice che probabilmente a livello immunitario stava meglio, se non sbaglio era dimezzato, era moderato, ma c'è qualcosa che probabilmente si è acceso a livello infiammatorio per tutto questo periodo di ottobre-novembre che ha avuto di cortisolemia. Quindi se si è accesa un'infiammazione silente, cronica, bassa, che va combattuta, infatti ci chiedono un lavoro sugli antiossidanti. Sarà interessante vedere appunto l'adattamento su questo, cosa verrà. Ecco perché è importante associare ad ogni strumento l'andamento temporale. Quindi l'HRV in 3 mesi ci ha detto tanto. Il capello in 3 mesi ci dà due suoni di campana e ci dice: sei partito così, sei arrivato così. Interessante, molto interessante. Anche perché tutto sta iniziando a convergere, no? Ok, Giorgio, volevi dire qualcosa? Perché ti ho sentito entrare. No, volevo dire che, complimenti per questa relazione straordinaria. Volevo appunto dare alcuni feedback. Probabilmente, come ci insegneranno lì i medici e i nutrizionisti, insomma, che stanno ascoltando, se non arrivi, se non lavori sulla matrice in quella condizione lì, e se non rimuovi le tossine, fai ripartire anche a livello mitocondriale, probabilmente il sistema mitocondriale che va messo un po' a posto, e soprattutto dove vive? Beh, lei adesso vive in zona di Firenze. Tu sai, siamo a livelli di inquinamento molto alti. In città. Quindi c'è un continuo a capire se sta sempre al chiuso, perché se si allena tra casa e palestra o dove si allena, non so se si allena all'aperto o no. Tante cose, comunque c'è una interferenza notevole a livello ambientale, si vede sul sistema immunitario che poi alla fine, secondo me, c'è un problema di matrice e intossicazione. Dai, che mi piace Giorgio perché su questo vai, come si dice, vai, tu non conosci l'atleta, io non l'ho detto apposta, ma perché la ragazza soffre di autoimmune. Hai visto? Quando succede? Quando c'è il Si vede su. cortisolo, sì, quando c'è la parte stress, HRV così alto. Quando stressato possiamo andare assolutamente in autoimmune. E infatti lei sta Sì. Si vede. interessante, interessante, vero? Molto interessante. Poi magari chiediamo consulenza anche a Bartolomeo, insomma, Allegrini Assolutamente. e Sì. Fabio. Dai, grazie, buon proseguimento. A dopo. A te, buona corsa. L'importante, come abbiamo agganciato adesso questo discorso, è la relazione fra i vari professionisti. Quindi andare a vedere c'è un problema intestinale, un problema di probabile, come io ho buttato, diciamo, l'esca così sulla leaky gut, è perché ci siamo arrivati attraverso una dermatite atopica. Quindi la dermatite atopica, spesso e volentieri, tanti miei colleghi, coach, anche chi si occupa di atleti, non gli danno neanche peso. Invece la dermatite atopica potrebbe, è il corpo che ti parla, no? Potrebbe, è il corpo che ti parla, ti sta dicendo c'è qualcosa che non va. Quindi da lì un sistema immunitario, come dire, alterato, l'adattivo, perché si sta mangiando l'innato. Quindi abbiamo probabilmente, visto che è una macchina che lavora alti regimi di giri, probabilmente negli anni un aggravarsi di questa situazione se non prendiamo provvedimenti. E le modalità per tenerla sotto controllo sono appunto le modalità di cui vi stiamo raccontando adesso. Potreste fare HRV, potreste fare il capello, potete usare i dati come volete, ma il dato vi guida sul metodo. Qui sono un atleta 2, basket,
Come vedete, il cortisolo salivare a 15,80, abbastanza altino perché è sopra il 10. Questo atleta ha un'attivazione anche lui, diciamo sono giovani, quindi il sistema nervoso simpatico ce l'aspettiamo sempre bello attivo, la mattina che si svegliano deve essere alto così, deve essere bello pronto, l'atleta è pronto. Quindi come vedete ha delle attivazioni molto 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 buone. Le VLF, le rosa hanno delle oscillazioni che tendenzialmente, io vi riporto alcuni dei dati perché quindi con questi atleti li facciamo giornalmente, hanno delle oscillazioni, come vedete a sinistra, post allenamento si alza e poi inizia a scendere rapidamente nella foto a destra. Quindi un VLF così basso è veramente interessante quando noi stiamo preparandoci a un allenamento. Questa è la parte finale dove ci fa vedere, lui ha un'attivazione simpatica molto alta, ma VLF basse, quindi se la mattina la termoregolazione è così, è ottimale perché come vedete il dato del tempo, del dominio del tempo, 33,2, ci sta indicando, secondo i miei parametri, un valore eccellente perché deve stare superiore al 30 ed è un valore eccellente, appunto. Quindi a livello di panoramica, accelero un po' perché non vorrei non riuscire ad arrivare in tempo. Comunque, a livello di panoramica sull'S-Drive, ci parla appunto come priorità sugli alimenti, mentre in seconda battuta su una parte aminoacidica. Quindi all'inizio ci parla di sistema adrenergico, chiarissimo, come l'atleta di prima, emozioni, chiarissimo, sistema muscolo-scheletrico e sistema intestinale. Infatti vi segnala il latte di mucca. Dopo oggi ci segnala il metabolismo acidi grassi, quindi ecco su cosa dovremmo andare a interessarci, sistema muscolo-scheletrico, ormonale, metabolismo di zuccheri. Quindi indici di rilevanza epigenetica molto interessanti che ci fanno vedere come il sistema adrenergico e le emozioni siano le gerarchie da porre sotto attenzione. E come a livello di marcatore biologico sul sistema immunitario ci sia un valore elevato. Chiaramente, quando sei tanto attivato a livello simpatico, il sistema immunitario è sotto stress, lavora tantissimo, in continuazione. Quindi lo deprime, il cortisolo è un immunosoppressore. Lo sappiamo, viene dato in caso di rigetto. E quindi ecco che qui ci dà tutta una serie di indicazioni, fra cui i funghi. Infatti questa persona soffre di questo tipo di problematiche. A livello di intestino e stress ambientale, il valore è moderato e quindi ha bisogno di una serie di vitamine, ha bisogno di una serie di vitamine che continuamente oggi ci riporta, la B12 è molto importante come vitamina. E soprattutto adesso gli dice di fare attenzione al mais. Non ho sentito l'atleta per questo. Vi Guarda, ricordo però, se mi permetti, io Giorgio, anzi. prima ho visto proprio glutine tradato sia nel primo che nel secondo. Questa, se non toglie il glutine, avrà sempre questo problema. Eccolo là. E Sai, quindi. non so più, vado il tono adesso. Ah, no, ma questo sta proprio un problema a glutine sensibility. Quindi, guarda, è confermato sia prima che dopo. Quindi. Vuol dire Funghi. che proprio deve agire lì e poi questo gli porta a fermentare. E poi attenzione quando ci potrebbe essere una riattivazione dell'Epstein-Barr, come dicevano ieri, da tenere in considerazione. Quindi queste varie problematiche. Sai, mi viene da sorridere perché il ragazzo è di Napoli e quindi dire a un ragazzo di Napoli vale il glutine a ucciderlo. So bene, ma si vede. Come dice, Sai, follia è fare sempre le stesse cose e aspettarsi risultati diversi. Buon proseguimento, dai. grazie, Ciao, Giorgio ciao. interviene ogni volta che ti si accende la lampadina su cose che sfuggono. Grazie. Perché, no, grazie, è dovere, perché te sicuramente sei un esperto sul capello, io, mi vedete, non lo sono tanto, ecco, la battuta di mezzogiorno. Necessità di vitamine, soprattutto sempre da B12, Cobaforte si prendeva ai tempi, calcio rame, boro, quindi questi sono dettagli importanti che una lettura approfondita qui sta svolgendo grafo a torta tutta la parte necessaria. All'inizio Omega 3, adesso ci sta segnando
sostanzialmente un lavoro lipidomico equilibrato. Aminoacidi, carnitina, ornitina, lisina e valina. Quindi aminoacidi molto molto importanti per il loro apporto nutritivo e per quanto riguarda appunto la parte di a loro competente, carnitina in primis sulla trasmissione degli acidi grassi nella cellula e per quanto riguarda tutta la parte di anticorpi insieme alla lisina. Ma guarda, lì se tu vedi c'è tutto il discorso legato anche alla produzione di energia, quindi fissazione anche muscolare, proteine, quindi bisognerebbe capire la BIA come sta. Esatto, è interessante vedere quello, sì. Interessante vedere la cellula come sta. Quindi questo atleta qui sicuramente ha un quadro diverso dall'altro atleta, pur avendo elevato, lui ha elevato il tonno, perché ha visto il piano dei metalli tossici e quindi pensava di essere fastidio a livello muscoloscheletrico. A livello di antiossidanti segnalava il coenzima, quindi un discorso mitocondriale di lavoro sulla produzione di energia, chiaramente come stava riportando giustamente Giorgio. Vitamina E, quindi antiossidante, un forte intervento su tutto ciò che è, insieme alla vitamina C, su chain breaker e scatto. Ricorda in questo aspetto che la vitamina E influisce anche su una regolazione ormonale, è un po' come la vitamina D, no? Quindi è importantissimo valutare l'azione di queste vitamine, minerali, amminoacidi a 360 gradi, sul loro ruolo proprio sia carenziale che di sinergia con gli altri nutrienti. Esatto. Importantissimo, anche perché poi si possono integrare veramente in maniera rapida, la vitamina E è facile da integrare, velocissima. Sostanze, benessere ambientale, ecco, sostanze chimiche, idrocarburi, lui gli aveva dato problemi, adesso è radiazione. Radiazione poi dipende da molti aspetti. Sì, la radiazione o da radiografie che uno fa o da viaggi in aereo e quindi uno deve capire se viaggia in aereo e quindi c'è un carico, oppure, scusate, c'è un po' di rumore, oppure potrebbe essere radiazioni telluriche. E poi attenzione al radon, cioè se uno si allena tanto negli scantinati oppure vive e dorme ai primi piani. Attenzione perché il radon non se ne parla, non ne parla nessuno, ma è uno dei fattori scatenanti, soprattutto a livello polmonare, come sapete. Chiaro. L'Organizzazione Mondiale della Sanità mette il radon tra i primi posti per la patologia. L'interferente tremendo, che è incredibilmente efficace, Radon. Grazie, Giorgio. Stai lì attaccato, non ti staccare perché sento passare motorini. O sei motorino te? No, Come sono vedete? 3 ore che vi ascolto in montagna, sto camminando in montagna. Quindi la parte funghi è veramente interessante, è la parte da porre sotto attenzione a livello post-virus. Fra l'altro la nota del Covid era necessaria, approvata al massimo, Giorgio, questo inserimento, perché qualcuno si può un attimo anche a volte mettere pensiero, no? Dice, ma non è che ho il Covid, quindi non c'entra. Lui cosa è successo? Il cortisolo è un terzo, lui ha tolto il tonno, riferisce di sentirsi meglio, ma la situazione può, a livello epigenetico, questo è importante vedere, noi interveniamo a un livello giornaliero per quanto riguarda il settaggio dell'allenamento e dello stile di vita, ma lo stile di vita relativo all'allenamento, quindi la nostra modulazione interviene, nel caso degli atleti che vengono seguiti con l'HRV, a un livello immediato. Quindi frequenzialmente alto, che ti dà subito un aggiustamento. Vedete, si abbassa il cortisolo salivare come si è abbassata l'atleta, ma può permanere una situazione, per esempio, di funghi, può permanere una situazione di fastidio, non di fastidio, di alterazione cellulare. E se quella, su quella non si interviene, quella concorre sicuramente in maniera percentuale molto elevata a influenzare la prestazione. Il ragazzo, insomma, gioca a basket, è stipendiato, quindi se gioca bene guadagna, se non gioca viene messo in panchina guadagna meno perché vanno su premio oggi i giocatori. Quindi è molto importante questa sinergia tra come sto sul momento e come posso migliorare giornalmente per quanto riguarda lo stress che io ti do con il
il movimento e l'allenamento, quanto questo stress poi può essere inserito in un contesto di stile di vita e di pannello fisiologico dove intervenga appunto stile di vita, alimentazione, luogo dove vivo, abitudini di vita, abitudini di allenamento, abitudini di posizione del sonno con attrezzature elettroniche ed elettriche vicine, tutta una serie di condizioni che fino ad oggi non erano state mai valutate. Diciamoci la verità. Atleta 3, nuoto. Questa signora, questo avvocato che seguiamo da tantissimi anni, ha un 380 di valore di cortisolo. E qui i dati si fanno interessanti, perché come abbiamo visto, i due ragazzi giovani, cortisolo molto alto, del 64, 56 anni, 57 fatti 3 giorni fa, vi fa vedere che praticamente questa signora ha un probabile intervento di neuroipofisi o ossitocina. Andiamo a vedere come sta, perché potrebbe semplicemente stare in fase di recupero, avere il cortisolo basso, stare in maniera, come si dice, non stare in maniera healthy. Quindi vediamo che la signora è nel cosiddetto chiamato overfreezing, cioè over è in freezing, come l'antilope di prima. Se vedete questi due grafici, la VLF è molto alta. Quello di sinistra riporta una situazione mensile che va avanti da diverso tempo, da diversi semestri in realtà, infatti, perché questo avvocato arriva la sera ad allenarsi, è sempre dissociato, non riesce a fare altro che respirare e fare della mobilità. Cioè, pensate di impostare una seduta di movimento su uno stress un pochino più impattante, risulta impossibile con lei, perché come vedete la parte di LF è molto bassa, non ha energie. Lei è quel sapiens che il sistema le sta dicendo: sta nella grotta, non ti muovere, ti uccidono fuori, arriva la tigre e ti prende. Quindi noi ci occupiamo di movimento, o chi si occupa di coaching mentale, perché è un avvocato, potrebbe aver bisogno di performance. Questa persona può sopportare una performance, ma no, assolutamente, è dissociata. Quindi questa VLF potrebbe presumibilmente essere una termoregolazione non di cortisolo, perché è basso, ma di ossitocina, che in questa ricerca pre-sperimentale la teniamo all'antitesi del cortisolo, visto che si parla di neuroipofisi. Sì, potrebbe essere. E il coach che la segue è un mastino, conosce molto bene l'HRV e quindi sa benissimo che deve lavorare su queste LF, deve cercare di riportare l'associazione della persona nell'ambiente. Per riportare l'associazione della persona nell'ambiente abbiamo bisogno del sistema nervoso periferico che deve andare a sentire l'ambiente. Vi ricordate l'orecchio, il freddo sulla pelle? Questo può avvenire solo e solamente attraverso un'attivazione anche del sistema parasimpatico. Quindi tutti e due devono essere riattivati, ma sostanzialmente è il sistema simpatico che deve entrare in gioco. Quindi noi lo facciamo attraverso una simulazione ambientale, attraverso un sistema nervoso sia parasimpatico che simpatico, attraverso l'intervento però del sistema periferico, che è il sistema neurovegetativo, adesso la dico, che è il sistema lento, del movimento lento, molto extrapiramidale. Ecco, mi è venuto il termine, non mi veniva. Quindi sistema extrapiramidale, che chi si ricorda attraverso decussazione poi rientra nel sistema fasico e volontario, in realtà il sistema extrapiramidale è un sistema che serve a tenerci e a metterci nell'ambiente. E ci sono delle varie metodiche per farlo riattivare. Il coach ci riesce, infatti nella slide di destra, nella parte destra della slide, vedete un'attivazione del sistema LF simpatico e del freno. In maniera veramente, siamo contenti di questo successo perché parte veramente bene, non è mai successo negli anni scorsi, seguiamo da anni, le VLF rimangono alte e se guardate le RMSD sono molto basse, quindi la salute del parasimpatico, pardon, è un po' precaria. E nel sistema vagale di Porges, quello intelligente, vale il concetto del default, della gerarchia di default di Eucklin Jackson, che dice:
che quando tu sei nell'ambiente, quindi sei nella grotta, esci fuori, ti attivi, combatti con la tigre, poi riesci a vincere la tigre, cacci, prendi l'antilope, insieme al tuo gruppo, ti rilassi, fai rest and digest, mangi, quindi parte il parasimpatico, ti mette in socialità, quindi c'è questo alternarsi qui. Quando questa situazione segue ritmi normali, è perfetto, ma quando questa situazione segue ritmi abnormali, cioè ritmi di stile di vita moderna e quindi continui stress, continui tigri, che io chiamo le tigri di carta, perché la tigre di carta è la persona che ti manca la precedenza, ti fa attivare il livello simpatico, è la moglie che ti chiama e ti dice quando torni a casa e ti fa attivare il sistema simpatico. Queste tigri di carta, poi quando vengono azzerate dal sistema simpatico, dal freno, dal parasimpatico che frena, fanno sì che questo freno si sfinisce e quindi questa gerarchia di default vi porta costantemente in party freezing a sinistra. Vi spegne la macchina. Quindi dice la macchina: sto frenando troppo, il freno è diventato rosso, rischio di finirlo, non ti faccio più girare oggi nel traffico. Mettiti da parte nella corsia e la spengo. La centralina è sempre accesa, il cervello è sempre pronto, ma non è pronto ad affrontare il traffico. Ecco perché noi dobbiamo cercare di aiutarlo. In questo senso abbiamo le metodiche per farlo. Ma serve? Serve rimetterlo in moto se poi la macchina ti stava dicendo non ce la faccio più, mi stai facendo fare troppi rebound, mi richiedi troppi full shot veloci, io non ce la faccio. Ed ecco che a quel punto il sistema purtroppo può succedere che spegne la macchina e chiama il carattrezzi, cioè quella macchina lì non la muovi più. Ci vuole carattrezzi, in questo caso il nostro carattrezzi è un medico che ci aiuta a far ripartire la macchina attraverso prassi mediche, appunto, e magari se c'è una dissociazione mentale importante, ricaptatori e via dicendo. Non entriamo in altri campi. Però succede e dobbiamo avere noi che lavoriamo su questo tipo di acquisizione dati anche conoscenza di quello di cui abbiamo bisogno quando andiamo in un freezing che diventa over, quello di sinistra. È l'esito di un overfreezing. Lo vedrete sulla tratta dopo, è incredibile. Quindi questa signora riparte ma frena ancora, quindi a sinistra sta frenando parecchio, VLF sempre molto alte, termoregolazione alta. Parte destra, appunto, è una timida ripartenza, ma non ci siamo perché poi alla fine lei ricasca in questo freezing. Vedete, i sistemi sono appaiati, blu e giallo stanno attaccati, se vedete il pallino del grafico nella parte destra, che dove c'è il mouse, questa parte qui è centrata preciso perché lei è lì, ferma, non sta né di qua né di là, è parcheggiata. Questa situazione ci fa pensare perché che è successo a livello di ossitocina? Speriamo sia ripartita un po' la parte salivare del cortisolo, perché lei è ripartita. Lei è ripartita. E aspettate, ecco, è ripartita e nonostante tutto, come vedete, pur alzando la parte porzionale dell'LF, le parte di RMSD è sempre a 15, sempre molto bassa. Quindi il dominio del tempo ci fa pensare che lei ricascherà nella situazione, vedete, va a 17, nella situazione in cui la perdiamo, non la riprendiamo, quindi non ha senso andare a stimolare troppo una rimessa nell'ambiente. Abbiamo bisogno di qualcosa di più, probabilmente. Lei all'inizio ha una richiesta di antiossidanti, qui dato interessantissimo, perché qui abbiamo una convergenza. Andiamo a vedere direttamente, tanto ve lo scorro lento in modo da dare un'occhiata, però andiamo a vedere direttamente che tipo di a parte il glutine che le poi ha levate, vedete non ce lo segnala più infatti, e questo poteva essere fonte. Ecco, questa è la slide che non mi interessa, questa è quella che mi interessa. Questa è quella che mi interessa, Giorgio, se ci sei, perché cosa manca lì? La cistina. Ci chiede cistina. La cistina converge nel creare l'ossitocina. Quando noi abbiamo una depressione di amminoacidi è perché stiamo creando un ormone in maniera elevata. Quindi vi faccio l'esempio: chi produce tanta insulina perché ha un'alimentazione shiftata molto su un certo tipo di alimenti è sempre carente di magnesio, perché il magnesio concorre a creare insulina. È inutile dare integratore di magnesio, andrebbe smesso di fargli produrre insulina, altrimenti
gli riempiamo solo le scorte per poter produrre insulina. Quindi questa signora produce tanta ossitocina, probabilmente. Quello che ci dicono più strumenti è questo. E addirittura ha bisogno di antiossidanti, abbiamo visto all'inizio. Il glutatione, che è il primo antiossidante prodotto nel fegato, guarda caso, viene dalla metionina che è trasformata alla cisteina. Quindi questo è uno dei primi. Mi fai vedere l'intestino per piacere? Arrivo. E uno dei primi segnali che noi abbiamo avuto e che ci ha fatto saltare dalla sedia è questo. Aspetta, ecco, qui intanto vedete c'era il discorso anche del coenzima Q10. Ecco l'intestino, muffe spore, poi è andata a migliorare. Ti basta questo, Giorgio? O vuoi vedere la generale? Comunque guarda, muffe spore, adesso stiamo proprio tirando fuori un documento importante su questo aspetto, però ecco, volevo vedere qua. Sì, vedi, c'aveva il mais, non l'ha più usata, l'ha levato il glutine, non ha usato neanche più il mais, e aveva appunto questa carenza a livello di cisteina. Ecco, volevo dire una cosa, tieni presente che l'ottimale per chiudere il cerchio sono quattro teste nell'anno, no? Perché il primo dopo 90 Esatto. giorni, ma vedi un parametro. Quindi per fare un lavoro soprattutto a questo livello, sei un ragazzo giovane come me, che ho l'età della signora, risponde velocemente. Cioè, soprattutto lì vedo anche il discorso menopausa. Esatto, Il discorso legato ormonale, quindi è un discorso che bisogna aprire, si apre un mondo a 360 gradi, soprattutto vedi zinco che ricopre un ruolo fondamentale a livello sia di modulatore ormonale ma anche sistema immunitario. Fingers si chiama 100 dita perché lo zinco entra E tanto. poi attenzione, certi aminoacidi che ti danno dei campanelli d'allarme sulla leaky gut syndrome, quindi sul discorso dell'intestino permeabile, eccetera, eccetera. Perfetto, ma mi fa piacere che lo hai detto perché la premessa iniziale è proprio per portare a conoscenza di chi ci ascolta la necessità di tempificare bene, perché questo è uno strumento di una potenza incredibile e Sì, ha bisogno di un andamento annuale. Cioè io, per vedere persone così a questo livello di profondità, come dici te, di dati, io ho bisogno di un anno. Quindi se in un anno fai dei bei dati e ci lavori bene, tu hai veramente la persona sotto controllo, totale. Non ti sì. scappa niente. No, perché tu hai se cosa fai? Vai a riprogrammare la rigenerazione mitocondriale cellulare, che devi partire di lì, quindi dei tessuti, ormoni, cellule, eccetera, eccetera. No, e come sai, ci sono dei tempi. La creazione di energia, a parte ossigeno, è alimento, quindi da lì si scappa. E la cellula, se è permeabile, fa passare, siamo a posto. Ah, ma Lipton. quello che hai fatto vedere proprio correla perfettamente con quello che poi è proprio quello di unire questi aspetti per avere un quadro serio della situazione, Infatti, guarda, ti faccio vedere. che non lo puoi avere solo con gli esami del sangue, perché No. d'altronde non è in vivo, capito? Invece questo test ti permette di fare un'indagine in vivo, come tu fai con la variabilità Esatto. cardiaca, è in vivo, è tutta un'altra È cosa. immediato, è in vivo, ti dice sul momento cosa il cuore, cosa sta facendo Esatto, e è biofisica, poi. Bene. E esatto. finiamo, rimane agganciato perché l'ultimo caso è ancora più bello. E questo è l'esito. Il cortisolo è comunque raddoppiato rispetto all'inizio perché l'attività le ha fatto bene, magari levare il glutine, no, magari integrare. Lei ha integrato N-acetilcisteina, quindi ha migliorato. Il movimento di bottom up ha migliorato, però lei si sente sempre uguale. Infatti è nelle condizioni, guarda, è stata vista di nuovo venerdì, sta ritornando nelle solite condizioni. Quindi qui abbiamo bisogno di tempo. Questa è una delle ex atlete, clienti che seguiamo veramente con più passione perché vediamo che ha bisogno d'aiuto. Atleta 4, che
Kettlebell. Quindi non è quello è sempre Mustafa. Quindi ecco che l'atleta 4, cortisolo 0, 0,90. Mamma mia, del 71, 49 anni, imprenditore, venditrice. Guardate qua i livelli, bassissimi di energia, zero livello del parasimpatico. Veramente bassi, incredibile. Presunta ossitocina altissima. Riesce a far ripartire il suo coach a destra con un po' di energia. Ci aspettiamo che migliori, ma come si dice, da rapporti visivi ogni volta vediamo che l'atleta non ce la può fare, seppure inizia a allenarsi pesantemente, perché, come diceva all'inizio, lei cerca di sfogarsi e sta meglio durante il weekend, quando stacca lo stress e va e vive in campagna. E quindi durante il weekend sta meglio, ma le VLF sono sempre enormemente alte. Anche lei, vediamo che avendo come prima richiesta le vitamine e poi cambia perché passa sugli amminoacidi, ci parla di un equilibrio microbico intestinale, sintesi proteica, metabolismo di acidi grassi e naturalmente produzione di energia. Anche lei, vado subito al discorso amminoacidi e poi dopo se Giorgio vuole intervenire, ben venga, torno indietro. Gli manca la cisteina. Uguale, solito discorso perché proprio anche lei ossitocina a massimi livelli, cortisolo assente, quindi siamo in una situazione veramente non positivissima. I metalli tossici non intervengono più come segnalato, anche lei ci sarà bisogno, visto che si sta avvicinando alla menopausa, di un lasso di tempo annuale, ce lo prendiamo e lo facciamo. Funghi segnalati, e nonostante il cortisolo decuplica, cioè va 10 volte più alto, aumenta di 10 volte perché lei si è iniziata a allenare, quindi ha aggiunto stress sullo stress e ha fatto ripartire la parte ormonale di produzione del cortisolo. Lo stile di vita è peggiorato qualitativamente. Ha ripreso allenamenti intensi. Riferisce di sentirsi più energica, chiaramente perché ha messo in campo una serie di neurotrasmettitori e ormoni dell'attivazione, quindi anche testosterone, ma non ce la fa di testa, anche perché ricasca continuamente e peggiore in maniera peggiore sul freezing. Chiaramente è come se noi forzassimo una persona a uscire dalla grotta, no? E lei lo può fare, lei vuole uscire dalla grotta, poi esce fuori. Guarda, se mi permetti, la fa di testa con quelle carenze di vitamina del gruppo B. Vado. Quella carenza di vitamina del gruppo Non ti sentiamo, Giorgio. Vedi la carenza delle vitamine? Vedi che Sì. la carenza della vitamina B3, B6, B9, B9, beh, il discorso anche della metilazione, ma deve mettere a posto le vitamine del gruppo B, quindi discorso intestinale, discorso alimentare. Sì, discorso ormonale, proteine, perché vitamine concorrono a fare proteine, vitamine del gruppo B e proteine, quindi lei è veramente depauperata in questa. Non ti sentiamo più però, Giorgio, sai? No, l'abbiamo perso, probabilmente la linea non è ottimale, insomma. Vabbè, se riesce a rientrare, noi finiamo il quadro della situazione. Sì. Quindi magari se riesce a rientrare ci fermiamo un attimo. Quindi per quanto riguarda gli acidi grassi, importante, vedete, c'è un'infiammazione, l'acido arachidonico, c'è una fiammella accesa, non c'è il pompiere perché i tre sono a posto per adesso, non c'è problemi, no, non c'è il pompiere c'è in azione, se no ce lo segnalava. Antiossidanti, naturalmente, zinco, che è una delle basi per gli antiossidanti. Come avevamo detto, cisteina e funghi e spore. La persona ha decuplicato proprio perché non che l'abbiamo sforzata, lei ha voluto allenarsi in maniera pesante proprio perché, come sempre, mi sfogo almeno. In realtà non è così, perché è un distress che va a peggiorare. Purtroppo questa persona, non voglio fare spoiling, ma è uno dei capi del posto dove lavoriamo, quindi non possiamo dirgli di no se si vuole allenare e si vuole sfogare. È che dopo è peggio per noi perché dopo si sì,
si sfoga anche su di noi. Quindi queste due donne hanno avuto tutte e due attivazioni termoregolazioni di VLF molto alte, non corrispondenti a cortisolo alto degli esami salivari, non corrispondenti a cortisolo alto da esami di S-Drive, anzi S-Drive ci ha mostrato la carenza di amminoacidi riconducibili alla costruzione appunto dell'ossitocina. Quindi l'osservazione longitudinale su ogni persona evidenzia che manipolando per ogni atleta una o più variabili epigenetiche, sì, con parametri di intervento modulati in relazione al sistema nervoso parasimpatico-simpatico, si ottengono dei risultati sull'asse appunto ipofisi-pituitario e ipofisi-ipotalamico in merito alla gestione di secrezione del cortisolo e ossitocina. A livello trasversale potremmo pensare, non è che alle due, ai due atleti giovani, anzi scusate, alle due donne sia alzato il cortisolo perché siamo in fase circannuale dove si alza il cortisolo? Perché questa è una fase dove a tutti si alza il cortisolo a livello circannuale, mediamente, sulla razza Sapiens, perché usciamo dall'inverno, stiamo entrando in primavera, bruciamo tutto ciò che abbiamo accumulato grazie all'insulina, che ha una fase annuale di ottobre-novembre, dove si ingrassa. D'inverno ingrasso, di primavera dimagrisco. Ma è normale, è fatto così perché d'inverno accumuliamo insulina più alta, di primavera smaltiamo, e in realtà questo cortisolo più alto smonta le proteine muscolari, smonta tutta la parte di zuccheri muscolari. Fa sì che noi possiamo infortunarci più velocemente. Infatti, per chi si occupa di allenamento o di fitness personale, dimezzate, consiglio su fitness, dimezzare proprio la parte allenante. Se correvate 40 minuti, fate meno, perché arrivano gli stiramenti, arrivano le problematiche. Se sentite necessità di zucchero in questo momento, è proprio perché il cortisolo è più alto. Non c'è questa correlazione trasversale perché agli atleti il cortisolo è sceso. Quindi agli altri due atleti il cortisolo è sceso, quindi le variabili sicuramente hanno degli interventi. Queste sono le nostre prime considerazioni. Chiaramente io ci tengo a dire questo, non è che adesso abbiamo detto quando la VLF è alta e segue degli andamenti e noi riconosciamo c'è cortisolo, nell'altro caso c'è ossitocina. No, questo è stato l'inizio per poter adesso, prima di tutto, continuare questo lavoro sui quattro atleti a livello di HRV di capello su base annuale. Quindi fra 3 mesi ti faremo un'altra rilevazione, ma poi per poter dare il via a un'altra ricerca sperimentale che abbiamo concordato con il dottor Sorese e con lo staff, giusto proprio venerdì, che baserà le analisi del sangue sull'ossitocina. Quindi avremo anche analisi del sangue sull'ossitocina per vedere un altro marcatore, e poi andremo a vedere, grazie proprio alle capacità di misurare che abbiamo con il sensore e la fascia, andremo a vedere una condizione dove l'ossitocina, la presenza di ossitocina, concorre nel creare patologie fasciali. Ho mascherato con questa parola patologie fasciali una delle patologie a livello eziologico non conosciuto che adesso affligge il mondo moderno, e quindi a chi gli viene in mente può scriverlo, perché la ricerca è veramente ambiziosa e stiamo pensando proprio di chiedere già nemmeno la pre-sperimentale, ma andare subito a ricerca sperimentale o gruppo di controllo, quindi chiedere già intervento di enti e di situazioni dove ci sia interesse ad andare a scoprire una parte, o più che altro scoprire, correlare una parte di variabile su una delle, appunto, delle patologie a livello del tessuto connettivo più invalidanti che ci sia in questo periodo. Come dice William James, non c'è niente di assurdo nell'ipotesi che un'analisi del mondo possa essere suscettibile di più formule, tutte coerenti con i fatti. Questo è lo spirito con il quale ci approcciamo. Non viene mai pensato a prescindere che ciò che uno, un collega o un ricercatore pensi sia sbagliato, perché non è nelle nostre metodologie o nelle nostre, come si dice, punti di visione. Anzi, non c'è niente più sbagliato che non confrontarsi, perché il confronto è mettere, come abbiamo fatto in questa ricerca, mettere più strumenti a
al lavoro per poter vedere che le nostre immaginazioni, come diceva Einstein, non c'è niente più potente da immaginare, le nostre immaginazioni possono trovare un correlato scientifico. Ecco, questo è il riassunto di William James, il famoso psicologo funzionalista che basava l'embodied cognition, ha dato il via all'embodied cognition. Nel prendere i tempi che ci mancano 20 minuti, volevo lasciarvi con un ringraziamento prima di tutto agli atleti che sono stati veramente gentili per mettersi a disposizione. Grazie a Giorgio per l'invito. Grazie a tutto lo staff, al dottor Pernice, alla dottoressa Alvino, soprattutto perché hanno curato questa parte di acquisizione dati in maniera incredibilmente costante, anche quando io non c'ero per motivi di contratto con altre persone sullo sport. Grazie al mio gigante sul quale saliamo sulle spalle, fra l'altro ha detto anche basta, dottor Soresi. Io sono Andrea Chellini, potete scrivermi a quella mail, andreachellini@b-mo.it. Siamo a Firenze, in via del Pollaiolo, e il libro che tratta anche di questi argomenti biofisici, dove fra l'altro Giorgio non lo sa, ma ho riportato, no, lo sai perché te l'ho scritto, il suo articolo sull'epigenetica come approfondimento, e adesso è già in seconda ristampa, meno male perché c'erano dei refusi incredibili. Quindi ritmi di movimento, tanto per non uscire dal tema, si può ordinare su Amazon, ma consiglio di scrivere all'editore, che è la mail, perché appunto vi arriverà la copia, mi auguro già ristampata, con la correzione del 9 refusi su 10, uno è rimasto purtroppo, ce lo teniamo, un errore di traduzione.